Fa il suo ingresso la Procura regionale Abruzzo. Entra la Corte. Buongiorno a tutti, prego comodi. Prima di iniziare l'udienza pubblica, mi sia consentito di rivolgere un saluto cordiale e un ringraziamento all'autorità e a tutti i cortesi ospiti presenti che hanno ritenuto di partecipare alla celebrazione del giudizio di parifica, cui va aggiunto un doveroso riconoscimento a tutto il personale della sezione di controllo per la qualità del lavoro svolto e la misura, ancora una volta eccellente, della collaborazione fornita, attestate entrambe dai lusinghieri risultati fin qui ottenuti. Allo stesso tempo rivolgo un caloroso abbraccio alle persone che mi hanno accolto con grande affetto e collaborazione nello svolgimento delle attività istituzionali in terra d'Abruzzo, che mi appresto, ahimè, a concludere dopo un quadriennio per approdare ad una diversa collocazione nell'ambito delle sezioni regionali della Corte dei Conti. Quindi do inizio all'udienza pubblica e vi leggo una breve introduzione riguardo la natura particolare del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, che riassume in sé le caratteristiche delle funzioni fondamentali che il nostro ordinamento giuridico ed in primo luogo la nostra Carta Costituzionale attribuiscono alla Corte dei Conti: funzione di controllo nelle due forme del controllo di legalità e del controllo referente e funzione giurisdizionale. Con la pronuncia della sezione regionale della Corte, resa nella pubblica udienza, il cui esito di controllo e di accertamento passa attraverso l'utilizzo delle forme processuali di un giudizio, vengono esaminate le risultanze del rendiconto e la loro corrispondenza ai vincoli e alle autorizzazioni di spesa contenuti in tutti gli atti della programmazione finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi posti a garanzia della sana gestione finanziaria e in definitiva degli equilibri economico-finanziari dell'ente regionale e di quelli più complessivi della finanza pubblica. La Corte Costituzionale ha più volte sottolineato come il procedimento di parifica sia ascrivibile al novero dei controlli di legittimità e regolarità dei bilanci, volti a verificare il rispetto di parametri normativi, anche costituzionali, a tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati e come la decisione finale sia il risultato dell'esercizio di una funzione di controllo garanzia in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e in particolare ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica. L'accertamento della legittimità e della regolarità o meno dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, oltre alla realizzazione dell'interesse del cittadino contribuente, è volto a fornire anche all'ente controllato dati contabili corretti e verificati, tali da consentire ad esso di intervenire in sede di assestamento o nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio ed in coerenza con i rinnovati principi costituzionali dell'equilibrio tendenziale e della stabilità finanziaria. Alla funzione di accertamento e di controllo si accompagna la funzione referente nei confronti delle assemblee regionali, che si concretizza nell'analisi sugli esiti di gestione contenute nella relazione annessa alla decisione sul giudizio di verificazione, segnalando all'amministrazione le aree di attività che presentano criticità e l'adozione di possibili misure correttive. Il giudizio di parificazione, quale momento culminante a chiusura del ciclo annuale dei controlli sul bilancio demandati alla Corte dei Conti, conferisce dunque giuridica certezza alle risultanze dei conti pubblici ed offre nel contempo all'ente regionale e alla collettività amministrata qualificati approfondimenti conoscitivi sulle realizzazioni e sui risultati gestionali,
raggiunti con l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dal prelievi derivante dalla fiscalità pubblica. Si ricorda che tale giudizio si svolge in base alle norme di cui al quinto comma dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174, che richiama a sua volta le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico del luglio del 34, relativo al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato. Con l'estensione ai rendiconti delle regioni a statuto ordinario di uno dei procedimenti più caratteristici del sistema dei controlli e delle garanzie che assistono il rendiconto generale dello Stato, si è realizzata una delle più significative innovazioni nell'ordinamento in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nei rapporti fra questi enti e la Corte dei Conti, quale istituzione magistratuale indipendente di controllo, innovazione che si è venuta via via a caratterizzare per aspetti ulteriori ed originali rispetto al modello di riferimento. Come per gli anni passati, le fasi che hanno preceduto l'attuale udienza pubblica si sono svolte seguendo le linee operative tracciate con le direttive del Presidente della Corte dei Conti e con le successive indicazioni di dettaglio, nonché alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Giova ricordare a riguardo che la sentenza 424 delle sezioni riunite in speciale composizione e la deliberazione 5 del 22 delle sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte hanno di recente statuito il necessario ancoraggio dello svolgimento del giudizio di parifica ai principi generali che governano l'espletamento di funzioni neutrali da parte di un organo terzo magistratuale, quali in particolare il principio del contraddittorio e quello della pubblicità, precisando che il contraddittorio deve essere assicurato sia in sede istruttoria sia in sede di pubblica adunanza ed evidenziando che esso deve sostanziarsi nel consentire segnatamente all'organo ausiliato di poter adeguatamente dedurre in ordine all'esatta portata dell'ipotesi istruttoria condotta dalla sezione del controllo, arricchendo la documentazione contabile necessaria al definito assetto delle risultanze contabili, anche attesi gli effetti della decisione assunta in sede di parifica. Alla luce di tali principi è stato instaurato il consueto contraddittorio in primo luogo in sede istruttoria con l'amministrazione regionale, mediante l'invio di note e di riscontro delle deduzioni presentate, dandone altresì partecipazione in ogni fase alla procura regionale, al fine di consentire l'esercizio del proprio ruolo nel giudizio. Ai medesimi fini si è inoltre svolta un'udienza preliminare dinanzi a questa sezione di controllo, propedeutica all'odierno giudizio, con la procura regionale e i rappresentanti delle varie articolazioni dell'amministrazione regionale. Le principali tematiche oggetto della relazione, per la cui compiuta analisi dei risultati gestionali nelle diverse attività delle aree di attività, delle criticità emerse, delle misure di contrasto adottate dall'amministrazione regionale, si fa rinvio al contenuto dei singoli volumi resi disponibili sul sito istituzionale della sezione di controllo, vengono di seguito concisamente illustrate dai singoli magistrati relatori che ne hanno curato le rispettive istruttorie. Do quindi la parola in ordine di stesura della relazione ai magistrati relatori per le rispettive parti. Quindi la parola è in primis al consigliere Giovanni Dio. Prego Giovanni. Grazie Presidente, buongiorno. Il disegno di legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2023 è stato adottato con DGR numero 237/C del 30 aprile 2024, alla quale ha fatto seguito, al fine di superare alcune criticità emerse nell'iter di approvazione eseguito, la DGR numero 314 del 4 giugno 2024. La Regione Abruzzo chiude la gestione 2023 con un risultato di amministrazione pari ad €761,8 milioni, in miglioramento rispetto al corrispondente saldo delle gestioni precedenti. Nell'esercizio 2023 la parte accantonata del risultato di amministrazione risulta pari a €291,6 milioni, con un aumento rispetto all'anno precedente, mentre la parte vincolata del risultato di amministrazione della regione risulta pari a €556 milioni, con un aumento di €45 milioni rispetto all'esercizio 2022. A seguito dell'apposizione degli accantonamenti, dei vincoli e della parte destinata agli investimenti, si evidenzia un risultato effettivo di meno €88,4 milioni. Tale ultimo dato testimonia un costante miglioramento dell'andamento del disavanzo sostanziale, che nel 2017 era pari a circa €737 milioni, mentre lo scorso esercizio 2022 si era attestato su €135 milioni. Venendo a fotografare le principali grandezze della gestione finanziaria 2023 a confronto con quella 2022, sul lato delle entrate gli accertamenti complessivi diminuiscono da €4,6 miliardi del 2022 ad €4,6
4,5 del 2023, con maggiori riscossioni per 743 milioni di euro e minori residui attivi rispetto a quelli riportati nel risultato di amministrazione 2022. Sul versante delle spese, gli impegni complessivi si incrementano da euro 4,5 miliardi del 2022 e con maggiori pagamenti per euro 517,9 milioni. Si registra altresì un maggior fondo pluriennale vincolato per euro 26 milioni. Si registra infine un saldo di cassa finale dell'esercizio 2023 pari a circa 920 milioni di euro, in aumento del 28,32% rispetto a quello del 22 e del 58,7% rispetto alla chiusura del 2021. Anche per l'esercizio 2023 la Regione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. È tuttavia necessario rammentare che la Regione nell'esercizio 2013 ha richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 2, comma primo del decreto legge 35/2013 e che il piano di ammortamento prevede il pagamento di rate annuali la cui copertura è garantita da risorse regionali. A seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi provvedimenti legislativi, tra cui da ultimo il decreto legge 115/2022, hanno disposto la sospensione del rimborso delle quote annuali per gli anni 2017 e 2023. Le somme sospese verranno rimborsate a decorrere dal 2024, così come da piano di ammortamento originario. Venendo all'esame delle singole componenti, il decremento dei residui attivi in questo esercizio è maggiore rispetto a quello dei residui passivi, generando un differenziale negativo di 59 milioni di euro. Tale saldo, unito all'incremento del fondo pluriennale vincolato, che impegna risorse per euro 26 milioni circa, genera l'aumento del risultato di amministrazione, che si basa principalmente su elementi connotati da certezza e, come visto nello specifico, dall'incremento della consistenza del fondo di cassa. Nel quadro di una gestione finanziaria che ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio e garantito l'ulteriore riduzione del disavanzo di amministrazione, sono state riscontrate tuttavia nell'esame dei residui attivi alcune irregolarità da valutare in sede di parificabilità delle relative poste contabili, prive di titolo per il proprio mantenimento in bilancio per un totale di circa 5 milioni di euro. E poi è emerso elemento anch'esso da valutare in sede di parificabilità della relativa voce, un minor vincolo per circa 258.000 euro riconducibile al capitolo di entrata numero 23225, i cui residui per mero errore materiale non sono stati svalutati nel fondo crediti di dubbia esigibilità. La criticità connessa alla possibilità di procedere alla parificazione dei residui attivi di cui sopra, l'erronea gestione del residuo, dei residui del capitolo di entrata 23.225, nonché la totale svalutazione dei residui afferenti alle anticipazioni di liquidità concesse a terzi di cui al titolo quinto, possono determinare il necessario e conseguenziale adeguamento dell'importo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità, che nel progetto di riapprovazione inviato in sede istruttoria dalla Regione è pari a 22 milioni, in diminuzione di 1,3 milioni di euro. A seguito dell'adeguamento dei residui attivi sopra richiamati, il risultato di amministrazione può conseguentemente determinare un decremento di circa 5 milioni di euro per attestarsi all'importo di euro 756,8 milioni. Con l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'incremento del fondo contenzioso per euro 8,4 milioni, inserito anch'esso nel progetto di riapprovazione di cui sopra, depositato in sede istruttoria, a seguito di aggiornamenti sui contenziosi in itinere, il disavanzo può subire un peggioramento da euro 8,4 milioni ad euro 100,4 milioni di euro. In merito alle riscossioni, si registra il valore più alto dal 2016 ad oggi e rispetto al biennio precedente tale componente
e maggiore dei pagamenti effettuati con il fondo di cassa, che come visto registra un incremento superiore anche del biennio 2019-2020, che era stato influenzato dalla crisi pandemica, nonché dalle significative risorse trasferite dallo Stato per far fronte a tale emergenza. Più nello specifico, nell'esercizio 2023 le entrate accertate risultano complessivamente pari a 4,5 miliardi, in riduzione rispetto al dato 2022, che era pari a 4,6 miliardi, e in aumento rispetto al 2021, che aveva chiuso con 4,1 miliardi. Dal confronto con l'esercizio 2022 si rileva un incremento sia della capacità di accertamento sia della velocità di riscossione. Le riscossioni di competenza registrano un valore pari a 3,5 miliardi, con un incremento rispetto all'esercizio precedente. Tali dati determinano un indicatore della capacità di riscossione, dato dal rapporto tra le riscossioni di competenza e gli stanziamenti definitivi di competenza, pari al 61,41%. La scomposizione delle entrate in termini di accertamento tra i vari titoli di bilancio mette in evidenza un andamento simile a quello rilevato nel 2022. Il 71,95% è costituito da entrate titolo primo, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, mentre il titolo secondo, trasferimenti correnti, incide per il 7,63%. Marginale risulta l'incidenza delle entrate del titolo quarto, entrate in conto capitale, del titolo 3, entrate extratributarie, del titolo 9, entrate per conto terzi e partite di giro. Passando ai pagamenti, gli stessi, pari a 3,2 miliardi, registrano un aumento del 3,95% rispetto al valore registrato nel 2022. È importante sottolineare come dopo due esercizi consecutivi in cui il valore dei pagamenti è risultato superiore a quello delle riscossioni, nel 2023 i pagamenti sono risultati inferiori rispetto alle riscossioni, determinando, come visto, un incremento del fondo di cassa finale rispetto all'esercizio precedente. Per quanto attiene il dato ammonte degli impegni, nell'esercizio 2023 le spese impegnate risultano complessivamente pari a 4,4 miliardi in decremento rispetto all'annualità precedente, rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza pari a 6,2 miliardi, gli impegni si attestano su livelli inferiori. La capacità di impegno conseguentemente risulta pari al 70,86%, in aumento rispetto al dato del 2022, così come la velocità di pagamento che passa dal 46,53% al 51,40%. Declinando l'aggregato della spesa nelle singole componenti, la determinante principale è rappresentata dalla parte corrente, con 3,5 miliardi, la quale incide sulla spesa effettiva per l'81,3%. In tale quadro riveste un significativo rilievo per le potenziali criticità gestionali di cui può essere indice il ricorso alle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, a cui si accompagnano regolarizzazioni oltre i limiti degli stanziamenti in bilancio per un importo superiore a 5,7 milioni di euro. Nel corso del 2023 sono state al riguardo promulgate in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ben 17 leggi regionali, delle quali due relative a sentenze esecutive per quasi 3 milioni di euro e le restanti 15 relative all'acquisizione di beni e servizi per quasi 17 milioni di euro in assenza di preventivo impegno di spesa. Sono state adottate altresì numerose delibere giuntali di riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo complessivamente pari a circa 12 milioni di euro. L'indice di tempestività dei pagamenti relativi all'esercizio 2023 risulta pari a 32 giorni. Come già anticipato, significativo rilievo riveste nell'esame della gestione finanziaria del 2023 la gestione dei residui, che ha registrato un saldo positivo di 62 milioni, pari alla differenza tra lo stock di residui attivi e lo stock dei residui passivo. Dell'intero ammontare dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio, pari a 2,6 miliardi di euro, 1,6 miliardi provengono da entrate accertate in esercizi precedenti il 2023, di cui 895 milioni relativi al perimetro sanitario. I residui attivi del 2017 e anteriori, in particolare, ammontano a circa 312 milioni e costituiscono l'11,75% del totale.
Il 93,55% di tale importo è rappresentato dal perimetro sanitario. La significativa rilevanza sul piano quantitativo della mora di residui attivi riconducibili ad esercizi risalenti appare chiaramente emergere da un'analisi comparativa con gli analoghi dati relativi all'esercizio 2023 di altre regioni. Dall'esame di tali dati emerge che solo 4 regioni presentano un'incidenza maggiore sulla composizione dell'attivo dello Stato patrimoniale rispetto alla regione Abruzzo, e si tratta del Piemonte, della Liguria, Basilicata e Puglia. Le altre regioni invece presentano un dato molto inferiore e si oscilla tra a fronte di un dato per l'Abruzzo del 61,96%, un dato dell'1,38% per il Trentino Alto Adige e il 61,79% della Toscana. I residui passivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio 2023 all'esito dei pagamenti delle operazioni di riaccertamento sono stati pari a 2,5 miliardi di euro, di cui il 46,73% del totale generati dalla competenza e il 53,27% del totale della gestione dei residui. Si ripropone una criticità relativa alla corretta individuazione e all'effettuazione dei relativi trasferimenti per quanto riguarda le risorse che la Regione deve trasferire alle province per lo svolgimento delle funzioni delegate. A riguardo permangono criticità quali l'assenza di coordinamento nella gestione di tali rimborsi e che non garantisce un tempestivo trasferimento di risorse significative con il rischio di influire sugli equilibri di bilancio degli enti provinciali. Tornando al piano delle principali grandezze contabili, va evidenziato come la Regione rispetti i vincoli di finanza pubblica in tema di equilibrio di bilancio e di investimenti, nonché quanto attiene l'indebitamento. A riguardo va ricordato come nel corso del 2023 non sono stati assunti nuovi debiti, con una conseguente riduzione dello stock del debito precedentemente contratto, confermando l'andamento decrescente riscontrato anche per le annualità precedenti. La situazione debitoria della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2023 dunque prevede un indebitamento complessivo della Regione pari a 1,020 miliardi, ridottosi rispetto al dato del 22. Il rendiconto della Regione Abruzzo del 2023, come quello degli anni precedenti, risente degli effetti finanziari dei contratti derivati in essere. Più nello specifico, nel 2023 la Regione risulta detenere i derivati sottoscritti nel 2002 e 2004 con valori nominali rispettivamente di 493 milioni e 250 milioni. In termini di spesa, la combinazione tra passività finanziarie e relativi contratti derivati ha determinato la corresponsione nel 2023 di differenziali negativi da parte della Regione sia in riferimento ai flussi relativi alla quota capitale sia in riferimento alla quota interessi. Oltre dunque al costo proprio dell'operazione di finanziamento, la stipula dei predetti contratti in esame nel periodo 2006-2022 ha generato un flusso negativo per l'ente pari a meno 319 milioni di euro. Da ultimo si evidenzia che in sede istruttoria è emersa una possibile criticità in ordine alla persistente applicabilità delle disposizioni regionali che consentono la gestione autonoma da parte della Regione del TFR del personale dipendente regionale a fronte del mutato panorama normativo statale e costituzionale di riferimento, sia per quanto attiene alle modalità di contabilizzazione delle predette risorse con i correlati profili di persistenza di una situazione di potenziale debito attualmente non coperto e di assenza di adeguati presidi per quanto attiene la finalizzazione delle relative somme annualmente riscosse. In merito a quest'ultimo aspetto non può non considerarsi anche quanto rilevato dal Collegio di Revisione nella relazione al rendiconto 2023, ovvero la sussistenza di un debito potenziale complessivo a carico della Regione stimabile in euro 35.956.560,49, che a fronte di risorse vincolate esistenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022
pari ad euro 16 milioni e rotti risulta finanziato per il 47,25%, rapportato invece alla consistenza del medesimo gruppo al 31 dicembre 2023, raggiunge una percentuale di copertura del 56,51%. Questo è quanto risulta lo stato degli atti. Grazie, la parola alla collega Chiara Grassi che tratterà dello stato patrimoniale, conto economico, attendibilità e affidabilità dei dati contabili. Prego, Chiara. Grazie Presidente. Il decreto legislativo 118 del 2011 ha introdotto la contabilità armonizzata prevedendo a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale e garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario e sotto il profilo economico-patrimoniale. L'impostazione contabile basata sui principi di competenza economico-patrimoniale richiederà una sempre maggiore attenzione tenuto conto della riforma 1.15 del PNRR, la quale ha previsto di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, cosiddetto accrual, cioè di competenza economica. La Ragioneria Generale dello Stato ha aderito al processo di convergenza europea verso l'adozione dei sistemi contabili pubblici basati sul principio accrual, avviando già dal 2017 alcuni progetti specifici di analisi ed elaborazione di principi contabili ITAS e già dall'anno 2026 è prevista una prima fase di implementazione. Pertanto oggi non è più sufficiente porre attenzione alla sola conversione dei dati di contabilità finanziaria nel momento della redazione dei documenti di bilancio, ma occorre avviare le necessarie attività per lo sviluppo di competenze e anche di risorse, investendo sulle risorse umane che possano far fronte di qui a breve al passaggio alla contabilità accrual. Quest'anno la sezione ha tratto beneficio dai risultati dell'analisi condotta in occasione della parifica sul 2022 e ha ritenuto di svolgere in quest'ambito un particolare focus su alcune poste di conto economico e stato patrimoniale. A riguardo, data la rilevanza del sistema contabile, oltre al consueto controllo sulla correttezza della rappresentazione dei prospetti di bilancio, è stata posta una particolare attenzione sulla correlazione delle poste di fondi e accantonamenti tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Come è noto, infatti, i fondi incidono sui risultati di avanzo annuale dell'ente e pertanto la trasposizione in un prospetto, quale lo stato patrimoniale, così come la trasposizione degli accantonamenti nel documento di conto economico, possono dare utili informazioni alla luce dei principi di competenza economica. Ed in effetti proprio la trattazione dei fondi nel passaggio alla contabilità accrual rappresenta una delle sfide da affrontare. Alla luce di quanto brevemente premesso, è stato chiesto di fornire alla Regione un elenco della composizione degli accantonamenti e dei fondi di bilancio finanziario e indicare la relativa corrispondenza in conto economico e stato patrimoniale, evidenziando per ciascun fondo le eventuali variazioni intercorse nell'esercizio 2023 che hanno determinato la rimodulazione, nonché eventuali differenze tra l'importo iscritto in contabilità finanziaria e quello iscritto in contabilità economico-patrimoniale. Quindi, relativamente al fondo crediti dubbi esigibilità, si è riscontrata una quota parte in capitale non inserita nell'allegato A1 e questo naturalmente modifica gli equilibri complessivi sia di parte corrente che di parte capitale, ma la Regione si è riservata appunto di adeguare correttamente tale allegato a seguito del contraddittorio. Con riferimento al fondo pluriennale vincolato, che trova la sua genesi proprio sui principi di contabilità economico-patrimoniale, la Regione specifica che si sono valorizzati gli sconti passivi, ovvero la quota di ricavi e proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio in chiusura, ma di competenza degli esercizi successivi, e in calcio allo stato patrimoniale alla voce 1, impegni su esercizi futuri, è stato riportato l'ammontare dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente e capitale pari a circa 221 milioni, che coincide con il totale del fondo pluriennale vincolato esposto nel quadro del risultato di amministrazione. Rispetto all'importo totale per l'anno 2023 indicato nella tabella che contiene una parte della voce dei ratei passivi per un ammontare di circa 10 milioni di euro. Occorre evidenziare che le risorse relative al TFR e TFS che la Regione Abruzzo eroga ai propri dipendenti per effetto della legge regionale 57 del 1978, accantonate nell'esercizio 2023, non trovano una corrispondente posta di fondo nello stato patrimoniale e il fondo in effetti è pari a zero.
La fattispecie appare peculiare nella sostanza e per quanto qui rileva occorre almeno richiamare l'attenzione sulla corretta procedura di contabilizzazione che viene disciplinata dai principi contabili in materia di TFR e relativo fondo, come previsto dall'articolo 2424 bis del Codice Civile con riferimento all'iscrizione delle poste in conto economico e stato patrimoniale, nonché delle relative informazioni della nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile. Rapida illustrazione dello stato patrimoniale, quindi del conto economico. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, il totale dell'attivo risulta pari a 4,2 miliardi circa, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Relativamente alle attività patrimoniali si riscontrano variazioni positive nella macroclasse immobilizzazione e negative nella macroclasse attivo circolante. Nell'ambito della voce fondi rischi oneri sono stati riscontrati alcuni refusi, in merito al quali la Regione ha già fornito riscontro. Sul fondo TFR, come dicevo prima, risulta nullo e su questo già si è riferito. Per quanto riguarda il conto economico, il risultato è positivo. Il conto economico ha un risultato di esercizio di 118,9 milioni. E questo è un dato interessante appunto proprio per il discorso che riportavo prima in merito al risultato di competenza di esercizio rispetto al risultato finanziario. Se valutiamo il saldo tra componenti positivi della gestione e componenti negativi, si riscontra in effetti un valore positivo di 148 milioni che è il risultato della gestione caratteristica. La gestione finanziaria nel 2023 rispetto al 2022 è in miglioramento ma mantiene un saldo negativo pari a circa 28,5 milioni e il valore negativo è da imputare totalmente all'ammontare degli interessi passivi non compensati dall'importo relativo ai proventi finanziari. La gestione straordinaria fa registrare un considerevole riduzione di saldo rispetto al 22 con un decremento del 95,24%. Quindi in conclusione la gestione caratteristica è positiva ma quella straordinaria e quella finanziaria risultano negative. In conclusione, nel corso dell'attività istruttoria condotta sono state evidenziate, oltre alle carenze informative in parola, alcune osservazioni in merito alla trattazione contabile del TFR, nonché alcuni materiali che la Regione si è impegnata a rettificare. Due parole solamente sulla valutazione e certificazione della regolarità e affidabilità delle scritture contabili, che costituisce un passaggio strumentale rispetto al giudizio di parificazione del rendiconto 2023. Le operazioni di campionamento degli atti da sottoporre a controllo ai fini della parifica sono svolte in linea con il sistema MUS, che la Corte dei Conti europea utilizza per gli accertamenti nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità DAS. La finalità della scelta operativa è quella di verificare l'attendibilità e l'affidabilità delle scritture contabili attraverso l'accertamento della regolarità dei procedimenti di spesa sottostante ai pagamenti. La sezione ha verificato un campione di 30 ordinativi di pagamento scelti secondo la metodologia statistica al quale si fa rinvio nel volume generale allegato alla parifica, e l'analisi condotta ha fatto nuovamente emergere non vi sono di fatto osservazioni da rilevare. Le carenze informative iniziali sono state puntualmente riscontrate dalla Regione e pertanto non ci sono irregolarità da evidenziare sotto questo profilo. Grazie, la parola al collega Matteo Santucci, organizzazione amministrativa, spese personale e controllo. Grazie Presidente. Un sistema integrato di controlli interni, in grado di monitorare le attività amministrative e di guidare le decisioni politiche, oltre che di fornire celermente le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa, rappresenta un fondamento per le scelte decisionali e programmatiche, oltre che un utile strumento per garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Non di meno, esso si configura anche come mezzo di esame della legalità e regolarità degli atti, consentendo, qualora necessario, un rapido intervento correttivo. Non può sottacersi come un adeguato sistema di controlli interni assuma una precipua rilevanza nell'attuale fase di realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alla valutazione delle misure organizzative e procedimentali poste in essere dalle amministrazioni per ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi, nonché per prevenire rischi di doppio finanziamento, frode e corruzione.
Dagli approfondimenti compiuti sul sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo e considerati gli esiti dell'esame sul referto annuale relativo all'esercizio 2023 trasmesso dal Presidente della Regione nel mese di marzo del corrente anno ed esitato nella deliberazione di questa sezione regionale di controllo numero 184 del 2024, si rappresenta che anche nell'annualità in esame la Giunta del Consiglio regionale, sulla scorta delle innovazioni normative e regolamentari introdotte, hanno continuato ad operare al fine di garantire una sempre maggiore organicità ed un migliore coordinamento fra le diverse forme di controllo interno. Si rappresenta che gli atti da sottoporre a verifica risultano individuati mediante tecniche di campionamento, tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare tutte le strutture regionali, nonché le diverse tipologie di provvedimento. Nell'ambito del controllo risultano in particolare valorizzate le misure di contrasto alla corruzione e al conflitto di interessi. Nel complesso, dalla documentazione esaminata, risulta che i riscontri effettuati dalle competenti strutture regionali non hanno evidenziato la presenza di profili di illegittimità, ovvero di illiceità, né ambiti gestionali caratterizzati da particolari criticità. Come per la precedente annualità, anche le verifiche effettuate per il 2023 hanno dato esito nell'insieme positivo, evidenziando l'efficacia di un adeguato sistema dei controlli interni ai fini del buon andamento dell'amministrazione e della qualità dell'attività amministrativa. Per quanto riguarda il personale, le verifiche compiute sulla documentazione di natura contabile ed extracontabile prodotta dalla Regione Abruzzo si sono soffermate, come più dettagliatamente esposto in relazione, sul rispetto dei limiti che, previsti dalle disposizioni contenute nelle diverse leggi nazionali, le Regioni sono tenute ad osservare ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Con riferimento all'esercizio in esame, gli esiti degli approfondimenti svolti hanno dato conto, in continuità con le precedenti annualità, di un quadro sostanzialmente ordinato. La dotazione organica di fatto di personale della Giunta regionale risulta pari al 31 dicembre 2023 a complessive 1.201 unità, di cui 61 di livello dirigenziale, di cui 54 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per il Consiglio regionale, il personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2023 è pari a 119 unità, di cui 110 dipendenti inquadrati nelle varie aree funzionali e 9 dirigenti, di cui 8 a tempo indeterminato. La spesa complessiva di personale sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale risulta rispettosa di quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 numero 296, a mente del quale gli impegni dell'esercizio trovano un limite nel valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013. Parimenti rispettati risultano i vincoli previsti in materia di assunzioni. In argomento, ivi richiamando integralmente quanto rappresentato nei dedicati paragrafi della relazione, si evidenzia che con legge regionale 20 gennaio 2021 numero 1, modificativa della previgente disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019 numero 40, è stato previsto, a decorrere dall'esercizio 2021, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato nei distinti ruoli della Giunta e del Consiglio regionale siano effettuate applicando rispettivamente l'articolo 33,1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 numero 34 e l'articolo 3,5 del Decreto Legge 24 giugno 2014 numero 90, la cosiddetta regola del turnover per quest'ultimo. In argomento, anche al fine di favorire più puntuali valutazioni da parte dei competenti organi regionali, sollecitate peraltro anche dal Collegio dei Revisori, si evidenzia nuovamente, come già per lo scorso esercizio, che la Corte Costituzionale ha espresso un proprio orientamento sul punto con la sentenza 171 del 23 luglio 2021. Si ritiene altresì opportuno evidenziare che per l'annualità in esame risulta correttamente rilasciata dal Collegio dei Revisori l'asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio prevista dal citato articolo 33. Per quanto concerne la spesa di personale a tempo determinato, le verifiche effettuate hanno dato conto del rispetto dei limiti di cui all'articolo 9,28 del Decreto Legge 31 maggio 2010 numero 78, considerata anche la deroga prevista per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 numero 296, fermo restando comunque il limite rappresentato dalla spesa complessiva sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. I dati forniti dall'ente, in coerenza con i consolidati orientamenti giurisprudenziali sia della Corte Costituzionale sia di questa Corte, hanno considerato nel computo della spesa sia i dirigenti a tempo determinato sia il personale dei gruppi consiliari.
Si evidenzia altresì che a fronte del ricorso alla facoltà di assunzione prevista dall'articolo 20,3 del decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 75, rubricato superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, l'ente ha correttamente provveduto a scomputare stabilmente i maggiori oneri dal complessivo detto di spesa per le assunzioni a tempo determinato. Il trattamento accessorio, come emerso dagli approfondimenti effettuati, non presenta profili di criticità, con un ammontare complessivo delle risorse destinate al personale di giunta e di consiglio, anche dirigenziale, non superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'articolo 23,2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 75. Anche il limite massimo retributivo, imposto dall'articolo 13,1 del decreto legge 24 aprile 2014 numero 66, risulta rispettato. Dalla documentazione, infatti, non risultano corrisposte retribuzioni di importo superiore al limite di legge. Circa gli incarichi di collaborazione, si invita l'amministrazione regionale, come più ampiamente esposto nel dedicato paragrafo, alla puntuale applicazione della vigente disciplina, in particolare con riferimento alla definizione delle prestazioni da eseguire e dei termini delle stesse, al fine di evitare che il ricorso a soggetti esterni si trasformi in uno strumento per colmare carenze strutturali risolvibili in vero con un'adeguata programmazione dei fabbisogni di personale. Infine, per gli incarichi inerenti al progetto 1000 esperti per la Regione Abruzzo, si dà atto di quanto rappresentato dall'amministrazione circa il rispetto della dedicata normativa in materia di selezione, di pubblicità e di trasparenza. Grazie. Parola al collega Elio Ciceri, la spesa sanitaria. Grazie. Anche nel corso di questo giudizio di parificazione la sezione ha dedicato, come di consueto, un'ampia analisi alla spesa sanitaria, anche per la preponderanza che ha rispetto alle risorse dedicate ad altre politiche regionali. L'Abruzzo ha ricevuto nel corso del 2023 dal Servizio Sanitario Nazionale una somma pari a 2.671.927.000 euro per il Fondo Sanitario Regionale Ordinario Corrente Indistinto. Se a questi fondi si aggiunge il Fondo Sanitario Regionale Vincolato, quello aggiuntivo corrente, quelli per investimenti in edilizia sanitaria, mobilità passiva, fondi Covid e PNR, le entrate complessive del comparto sanità ammontano a 3.056.000.000. Si conferma anche per il 2023 il trend di graduale crescita del fondo sanitario attribuito alle regioni che per quanto riguarda l'Abruzzo si attesta nell'anno in esame sui 90 milioni circa. Una domanda che potremmo con immediatezza porci, alla luce di quanto fra poco andrò a dire, è se questa pur considerevole somma sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno sanitario della popolazione abruzzese, garantendo un efficace, soddisfacente e appropriato livello di assistenza. La risposta a tale quesito è lasciata in ultima analisi alla valutazione di ciascuno di voi può trarre dalla lettura del documento che è stato presentato. Quello che cercherò di illustrare sinteticamente nell'ambito delle competenze attribuite alla Corte è l'andamento della spesa sanitaria del 2023 in rapporto con le annualità precedenti e con gli aspetti di criticità emersi. E seguendo anche una linea di approfondimento percorsa dalla sezione negli ultimi anni, cercherò anche di analizzare come si è organizzato il servizio sanitario per garantire l'erogazione di prestazioni nel rispetto degli standard previsti dai LEA, in altri termini la performance del servizio sanitario. Dall'analisi dei dati contabili, una prima criticità che emerge è il dato relativo al disavanzo per la mobilità sanitaria, problema che incide non indifferentemente sulla gestione finanziaria della Regione. In questo settore la Regione si è attivata per la stipula di accordi di confine. Nell'aprile 2023 è stato firmato l'accordo di confine con le Marche, che però è ancora in fase di implementazione. È stato finalizzato un altro accordo di confine con il Molise, che dovrebbe essere firmato alla fine dell'anno in corso. Sono in corso interlocuzioni con la Regione Campania. Per quanto riguarda invece la Regione Lazio, come ci è stato precisato poi in seguito al contraddittorio, i valori economici in gioco non sono tali da giustificare un accordo di confine se si fa eccezione alla notevole richiesta di assistenza al Bambin Gesù di Roma, che è un polo nazionale di eccellenza e quindi facilmente spiegabile. Un ulteriore elemento di criticità sul quale non mi soffermo perché è stato ampiamente illustrato precedentemente è comunque la
il valore nel perimetro sanitario dei residui. Quelli attivi si attestano nel 23 a 1 miliardo e 6, quelli passivi hanno raggiunto i 2 miliardi e 8. Oltre il 50% di questi residui è risalente ad annualità precedenti al 23. L'elemento principale che emerge dall'analisi del bilancio 23 è il risultato di esercizio negativo anche per l'annualità 23 di tutte le aziende sanitarie regionali. La cosa si era già verificata nel 2022, ma era stata in larga parte compensata da un forte attivo, oltre 141 milioni, della GSA, che aveva ridotto l'intervento regionale a un impiego di circa 13 milioni, se ricordo bene, tratti da risparmi esistenti in bilancio. Invece il residuo negativo, diciamo il bilancio 23, così come attestato nel consuntivo dei dati inerenti al quarto trimestre 23, perché ancora non c'è il bilancio consolidato, è pari a 95 milioni 658 mila euro. Per coprire la perdita nel conto economico, la Regione ha attivato una serie di misure, tra cui la più rilevante è stata l'approvazione della legge regionale 9 del 23 maggio 2024, disposizione urgente per la copertura del disavanzo del servizio sanitario, che ha previsto una serie di misure sottoposte all'attenzione il 27 maggio ultimo scorso del tavolo ministeriale, che ha validato gli atti adottati per la copertura del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale, riconoscendo il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per l'anno 23. Anche il Ministero dell'Economia, il 18 giugno, ha espresso il suo parere in merito alla legge regionale, comunicando di non avere osservazioni da formulare nemmeno sotto il profilo della legittimità costituzionale. Sotto un profilo tecnico contabile, le misure adottate dalla Regione sono state sottoposte a ampia attività istruttoria e a contraddittorio, in particolare per l'impiego di alcuni fondi vincolati del bilancio di previsione 24-26 e all'impiego anche di somme tratte dalla missione 20, programma 3, relativa agli accantonamenti per il TFR. In entrambi i casi è stato assicurato che per i primi verranno ripianati i fondi utilizzando riserve del Fondo Sanitario Regionale e per i secondi con una manovra di assestamento di bilancio. Le variazioni, come ho detto, avranno effetti sui bilanci 24, 25 e 26, per cui ci si riserva poi eventuali approfondimenti nell'esame che avverrà di questi bilanci. Per quanto riguarda invece i bilanci delle aziende sanitarie nel corso del 2022, cioè quelli che in questo momento sta esaminando la sezione di controllo, nel corso dell'attività istruttoria sono emerse alcune criticità che hanno richiesto per tutte le aziende approfondimenti, in particolare per quanto riguarda le proroghe contrattuali eccessivamente ripetute, il superamento dei tetti della spesa sanitaria e della spesa per le prestazioni erogate da privati, il mancato rispetto del limite di spesa per dispositivi medici, il mancato conseguimento degli obiettivi fissati per il recupero delle liste d'attesa. Una nota positiva invece va detta in merito agli accordi contrattuali relativi alle prestazioni fornite da operatori privati, perché si è osservato che i tetti di spesa per la quasi totalità delle prestazioni sono stati fissati nel secondo semestre 22 con riferimento al triennio 22-24. Quelle prestazioni non coperte dai primi provvedimenti adottati dalla Regione sono stati comunque fissati con ulteriori provvedimenti nel corso del trimestre aprile-giugno del 23, mi riferisco ai laboratori di analisi, alle aree di dipendenze patologiche, alle riabilitazioni termali. Relativamente al superamento dei tetti della spesa farmaceutica, dal monitoraggio fatto dall'AIFA a fine novembre del 23 si evince che la Regione ha superato tutte e tre i tetti di spesa. Per quanto riguarda la spesa convenzionata, che era fissata al 7% del Fondo Nazionale Sanitario, è stata superata in misura minima con un 7,02%. Per quanto riguarda invece la spesa per acquisti diretti, per la quale tutte le regioni hanno superato il limite di spesa fissato dal Ministero, il Molise si colloca al quarto posto con una percentuale pari al 12,24%. Per i gas medicinali, anche in questo caso, è stato superato di una minima percentuale, uno 0,5%, il tetto di spesa prefissato.
Oltre a continuare l'attività di monitoraggio periodico dei tetti di spesa farmaceutica, la Regione, per cercare di contenere, diciamo, questi incrementi, ha fornito supporto a Areacom, l'Agenzia Regionale per la Committenza, nel percorso di acquisizione di beni in modalità centralizzata finalizzato a generare risparmi a seguito delle economie di scala. Ulteriori misure sono state attivate relativamente al monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, altro aspetto estremamente importante per il contenimento della spesa, attivando un sistema di reportistica omogenea, consultabile online da tutti i medici. Per quanto riguarda le poste debitorie e creditorie fra aziende sanitarie e la Regione, risalenti nel tempo, problema più volte sottolineato da questa sezione, il Dipartimento Sanità ci ha aggiornato sullo stato d'avanzamento dell'attività di riconciliazione di condizioni in corso, confermandoci che i crediti e i debiti non ancora, diciamo, riconciliati riguardano soprattutto residui manicomiali e saldi di mobilità attiva e passiva risalenti a dati antecedenti al 2012. Sono in corso di completamento le attività di verifica da parte delle ASL e sono state sollecitate gli uffici legali per la chiusura delle poste da verificare. Ulteriore elemento che ha un aspetto di criticità è quello relativo ai tempi di pagamento. Nel corso del 2023, come nel precedente anno 2022, la Regione nel suo complesso rispetta i tempi di pagamento con un indice temporale di pagamento pari a meno 15,3 giorni, cioè inferiori 15 giorni al tempo massimo previsto dalla legge. Fa eccezione sia nel 22 sia nel 23 per quanto in miglioramento la GSA, che continua ad avere tempi di pagamento superiori ai limiti fissati dalla legge, e si invita la Regione a attivare le misure necessarie per una positiva risoluzione di questa criticità alla luce anche degli indirizzi euro-unitari, degli obiettivi fissati dal PNR e di quelli fissati dalla legislazione nazionale. Esaminando una serie di piani che interessa la Regione Abruzzo, intanto mi vorrei soffermare sul monitoraggio dell'erogazione dei LEA relativo all'anno 22, dove è emerso che i tre indicatori core di questo monitoraggio, che riguardano l'area della prevenzione, l'area distrettuale e l'area ospedaliera, presentano il primo, quello dell'area prevenzione, un indice di 49,31 che non è nell'intervallo di adempienza, che è da 60 a 100, dal sufficiente all'ottimo. Per l'area della medicina distrettuale si colloca al 63,52%, che sta nell'intervallo di adempienza ma con un peggioramento relativo negli anni dell'indice, mentre per quella ospedaliera al 72,63% è pienamente collocato nell'area di adempienza e anche in miglioramento. Per quanto riguarda il programma operativo 23-25, la Regione ci ha comunicato che è in corso di adozione, recependo le varie osservazioni formulate dai ministeri sui risultati conseguiti, rinvio alla relazione per la complessità dei dati e la mancanza di tempo per l'approfondimento. Per quanto riguarda invece il piano regionale per il recupero delle liste d'attesa, che è stato richiesto in relazione all'emergenza Covid, la Regione ha fornito i seguenti dati di monitoraggio al 31 dicembre dell'anno 23. Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero chirurgico, per l'annualità 20-21 risulta un recupero del 28%, mentre per l'annualità 22 risulta un recupero del 50%. Va detto che a questi numeri, ad una verifica successiva e più recente, sono stati eliminati gran parte delle prestazioni residue per pulizia delle liste, quindi il problema è stato risolto dagli interessati in modo diverso. Per quanto riguarda la prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, nell'annualità 2021 risulta il recupero del 29% e a fine anno 23 la totale cancellazione dei residui. Per quanto riguarda il 22, il 70%. Infine, un po' più critica, per la prestazione di screening oncologico, per le quali le due annualità 2021, per quanto riguarda i dati forniti dalle aziende, hanno escluso la sussistenza di qualunque tipo di residui, mentre per l'anno 22 risulta un recupero del 21% per prestazioni di primo livello e del 27% per prestazioni di secondo livello. Andando invece a guardare le misure adottate per ridurre le liste d'attesa attuali in corso, i tempi d'attesa anch'essi
monitorati per classi di priorità, ci indicano che per le prestazioni ambulatoriali con valore di adempienza del 95,3% per la classe B e del 91% per la classe D, per le prestazioni garantite. Per le attività di ricovero c'è qualche criticità per talune prestazioni, ad esempio la tiroide che è risolta solo al 55% e la prostata al 28%. Vi è anche una bassa percentuale di garanzia per le prestazioni priorità P che sono garantite entro i 120 giorni. Passando invece a un rapido esame del personale del servizio sanitario. Il costo del personale nel 2023 è aumentato complessivamente 19 milioni, quasi tutto destinato o prevalentemente destinato al personale sanitario dipendente, in gran parte per le attese misure di riconoscimento stipendiale. Vi è stata una netta inversione di tendenza con una forte riduzione del personale a tempo determinato che è sceso di 1000 unità passando dai 2.424 del 22 ai 1.482 del 23 e in relazione alle operazioni di stabilizzazione avviate è cresciuto in misura considerevole il personale a tempo indeterminato che dalle 15.300 unità del 22 è salito alle 17.031 dell'anno 23, superiore anche agli organici del 2019 ante Covid. La Regione ha approvato i piani triennali di fabbisogno 23-25 delle aziende locali, ritenendole compatibili con il contenimento dei costi, che rammento ammonta complessivamente nella Regione a 706 milioni, .068. Sono state attivate anche misure per la formazione del personale. In merito all'edilizia sanitaria rimane una carenza che avevamo già riscontrato l'anno scorso di personale tecnico qualificato anche con funzioni dirigenziali. Riguardo invece agli investimenti è stato stipulato ad aprile 23 l'accordo di programma integrativo con il Ministero, programma investimenti articolo 20 legge 67 del 1988 che prevede in sintesi la realizzazione di presidi ospedalieri ad Avezzano, Lanciano e Vasto, ulteriori interventi per la realizzazione di hospice per cure palliative ad Avezzano, al Sant'Essema Annunziata di Chieti e all'Aquila, interventi di ristrutturazione dell'ospedale di Penne, dell'adeguamento sismico di Atri e dell'edificio del distretto sanitario dell'Aquila. Quest'anno abbiamo voluto verificare altresì quanto la nuova struttura di committenza avesse partecipato o contribuito alla spesa, all'approvvigionamento diciamo sanitario. Su 254 gare in totale gestite da Areacom, 118 hanno riguardato il servizio sanitario. Di queste 24 sono per l'acquisto di beni, 45 per l'acquisto di servizi e 49 per l'aggiudicazione di lavori. Riguardo invece, e arriviamo verso la fine, alla realizzazione del piano ospedaliero in attuazione del decreto legge 34/2020 che riguardava i posti letto in terapia intensiva, subintensiva, l'acquisto di mezzi di soccorso e la ristruzione di pronti soccorsi, la Regione ha centrato quasi completamente al 100% tutti gli obiettivi. Rammento solo per memoria cosa contiene l'ambizioso piano finanziato col PNR che prevede la costituzione di 40 case di comunità, 13 centrali operative territoriali COT, 11 ospedali di comunità, il miglioramento della digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, l'ammodernamento del parco tecnologico digitale, l'adozione di misure antisismiche per gli ospedali e miglioramenti per la formazione del personale. Non mi dilungo oltre perché poi viene trattato nell'apposito paragrafo della relazione. Grazie per l'attenzione. Parola al collega Bruno Lomazzi, analisi finanziaria, società partecipate, enti strumentali della Regione. Prego Bruno. Grazie Presidente. Con deliberazione della Giunta regionale numero 133 del 2024, la Regione Abruzzo ha aggiornato l'elenco contenente gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati e le società controllate e partecipate del gruppo amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 118 del 2011. Al 31 dicembre 2023 il portafoglio azionario della Regione risulta costituito da partecipazioni dirette in 11 società operanti nei settori dei trasporti, sviluppo economico, tutela del territorio e dell'ambiente, agricoltura, turismo e artigianato. Dalla rappresentazione offerta risultano partecipazioni dirette in 6 società attive, di cui una quota in dismissione e 5 società in liquidazione.
TUA, FIRA, Abruzzo Progetti sono società in-house della Regione Abruzzo. Nel precedente giudizio di parificazione sotto il profilo organizzativo gestionale, questa Corte esprimeva un giudizio positivo in merito all'istituzione con DGR 75 del 16 febbraio 2023 del servizio società partecipate ed enti strumentali. Il recepimento del rilievo più volte formulato in precedenza circa l'assenza di strutture regionali dedicate al monitoraggio coordinato delle gestioni degli organismi partecipati. Sulla base di quanto rappresentato dalla Regione in sede istruttoria, questa sezione non può che prendere positivamente atto dell'attività di fatto posta in essere nel corso del 2023 dal suddetto servizio, specie in riferimento all'esercizio della funzione consultiva in materia di contabilità, governance, liquidazione, dismissione e acquisizione di partecipazioni, all'attività posta in essere al fine di ottimizzare la gestione e l'analisi dei flussi informativi, documentali e finanziari all'interno del perimetro regionale, nonché all'attività di monitoraggio e coordinamento delle strutture regionali coinvolte nei plurimi adempimenti normativi. In riferimento agli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'articolo 20,2 del TUSP, la Regione Abruzzo con la DGR 964 del 28 dicembre 2023 ha definito le misure di razionalizzazione per le proprie partecipazioni dirette. In merito ai piani di razionalizzazione, la sezione valuta positivamente l'importante opera di razionalizzazione di recente posta in essere dalla Regione, mediante la quale ha ridotto sensibilmente ad oggi il perimetro degli organismi societari da conservare al numero 5 società a partecipazione diretta e 3 indirette, monitorate annualmente rispetto ai parametri previsti dall'articolo 20 del TUSP. Allo stesso tempo, questa Corte raccomanda di monitorare costantemente con la massima attenzione le procedure di dismissione e liquidazione relative alle restanti numero 59 partecipazioni societarie. Attesa la complessità delle medesime procedure, è tenuto altresì conto dei vincoli derivanti anche da accordi di investimento con talune realtà in fase di start-up. In merito si richiama in materia la consolidata giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, per quanto di interesse, la recente sentenza 110/2023 della Corte Costituzionale, in cui la Consulta declina il principio del divieto di soccorso finanziario ex articolo 14,5 TUSP quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in riferimento alle procedure di liquidazione delle società partecipate, rammentando che il disposto dell'articolo 2325 primo comma del Codice Civile, a tenore del quale nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, vale altresì nella fase di liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2495 terzo comma Codice Civile. In particolare ci si riferisce alle partecipazioni dirette detenute nelle società Centro Ceramico Castellano, Maiella, Gran Sasso Teramano, Crivea e Cotiri, il cui stato di liquidazione si protrae ormai da diversi esercizi senza esito. In merito al Crivea e al Cotir, in sede di preparifica, in riferimento al rendiconto 2022 e alla relativa parificazione con riserva dei capitoli di spesa ivi indicati, la sezione, con nota di deferimento del 21 giugno 2024, protocollo 268, ha chiesto di conoscere i provvedimenti conseguenziali adottati dal Dipartimento Agricoltura. La Regione, con nota del 4 luglio 2024, protocollo 2237, ha dichiarato che il Dipartimento Agricoltura ha provveduto a sottoporre alla Giunta regionale apposita proposta di deliberazione, con la quale si dispone il recupero degli importi di che trattasi a cura del Dipartimento Agricoltura e con l'assistenza del Servizio Autonomo Avvocatura Regionale. Le attività che verranno poste in essere consisteranno pertanto nell'avvio di procedure anche di natura giudiziaria in sede civile per la restituzione delle somme sottoposte a procedure esecutive immobiliari presso terzi ed assegnate ad alcuni creditori delle società. Si precisa inoltre che con la suddetta proposta di DGR la Giunta è chiamata anche ad esprimere indirizzo al Dipartimento Agricoltura per la conclusione delle procedure liquidatorie interessanti le suddette società, autorizzando la direttrice del Dipartimento, in caso di persistente inattività dei liquidatori agli adempimenti di competenza o in caso di oggettiva impossibilità nella definizione della liquidazione, a trasmettere gli atti al Tribunale territorialmente competente sezione fallimentare. Si resta in attesa di conoscere contenuti ed esiti della suddetta proposta di deliberazione di Giunta. Relativamente agli esiti della verifica dei rapporti di debito-credito tra la Regione e gli organismi partecipati strumentali, nell'esercizio in analisi si rileva, rispetto al precedente giudizio di parificazione, un'importante contrazione delle discrasie tra i crediti asseverati dalle società enti e corrispondenti debiti quantificati dai dipartimenti regionali.
Tra queste spiccano i casi di Abruzzo Progetti per euro 2.297.106, Agenzia Regionale di Informatica e Committenza per euro 1.282.822 e TUA per euro 1.032.913, i quali hanno determinato la costituzione di un fondo passività potenziali per l'esercizio 2023 in netta diminuzione rispetto all'anno pregresso e pari ad euro 3.862.136. Inoltre, come nel passato esercizio, nei casi in cui la Regione ha accantonato a fondo passività potenziali solo una quota parte del credito asseverato dagli enti, sono state fornite idonee circostanziate motivazioni e giustificazioni del minor accantonamento. Si raccomanda ancora una volta alla Regione di procedere per tempo all'accertamento dei maggiori debiti societari asseverati dalle medesime società, ma non ancora riconosciuti dalla Regione, salvo in caso in cui le stesse società rivestano il ruolo di ente pagatore per interventi di investimento non ancora realizzati o rendicontati. Si invita altresì l'ente ad illustrare le case che hanno determinato le discrasie, a fronte delle quali l'amministrazione è stata indotta ad operare conseguenziali accantonamenti a fondo passività potenziali, offrendone rappresentazioni a partire dal prossimo esercizio direttamente nell'ambito dell'allegato C alla relazione sulla gestione. Il fondo perdite organismi partecipati è stato quantificato al 31 dicembre 2023 per un valore pari ad euro 10.393.209. Gli accantonamenti hanno riguardato solo le società che nel corso degli anni hanno evidenziato perdite non ripianate e portate a nuovo, e tra queste in particolare il Centro Agroalimentare La Valle della Pescara per euro 4.846.007, FIRA per euro 2.719.675, TUA per euro 2.234.540 e Abruzzo Progetti per euro 387.686. Al 31 dicembre 2023 la Regione ha calcolato il suddetto fondo sulla base degli accantonamenti e degli utilizzi effettuati nel periodo dal 2015 al 2023. Pertanto l'accantonamento di euro 530.151 relativo all'anno 2023 è risultato della somma dell'accantonamento al bilancio di previsione 2023-2025 e dell'ulteriore accantonamento effettuato in sede di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025, al netto dell'importo di euro 1.566.204 relativo alla quota parte delle perdite precedentemente accantonate rispetto al principio della prudenza, ma relative a soggetti giuridici aventi natura non societaria. A tal proposito, questa Corte, in base a quanto rappresentato in disparte dai profili quantitativi e gestionali inerenti alle realtà societarie più problematiche, non può che prendere positivamente atto del piano recepimento ad opera della Regione dei rilievi formulati nei due pregressi giudizi di parificazione sul metodo di determinazione del fondo, accertando conseguentemente, in riferimento all'esercizio 2023, la piena conformità della procedura di determinazione del fondo perdite organismi partecipati al dettato normativo di cui al comma primo, primo periodo, articolo 21 del TUSP. In merito al soccorso finanziario regionale operato a favore dei consorzi di bonifica, la sezione, in esito alle interlocuzioni istruttorie intercorse, nel prendere positivamente atto delle azioni intraprese dalla Regione, specie in termini di razionalizzazione delle spese e compensazione delle reciproche poste, rinnova le raccomandazioni già formulate nel precedente giudizio di parificazione in riferimento al monitoraggio della corretta attuazione dell'articolo 1 della legge regionale numero 29 del 2018 e dal rispetto del piano di rimborso finanziario dei consorzi, restando in attesa di ricevere ogni aggiornamento utile, come nel caso della proposta di deliberazione di giunta regionale avente oggetto la definitiva ricognizione degli importi ancora da rendere, con espresso mandato al direttore del Dipartimento, in caso di mancato rispetto degli impegni alla restituzione, di avviare ogni iniziativa, anche giudiziaria, per il recupero degli importi ancora da restituire e non erogati nel rispetto delle scadenze. Venendo poi, in via estremamente sintetica, ai profili di maggiori criticità attinenti alle singole gestioni esaminate e tenuto comunque conto dell'influenza esercitata anche sull'esercizio 2023 da un fattore esogeno di carattere eccezionale quale l'innalzamento dei costi delle fonti energetiche a causa delle conseguenze derivanti dal conflitto russo-ucraino, per quanto riguarda le società in house a livello aggregato permane, oltre ad una significativa esposizione debitoria, la tensione relativa alla stretta dipendenza degli equilibri societari dal riconoscimento da parte della Regione di una adeguata mole di affidamenti di servizi e dalla regolarità dei relativi flussi finanziari.
A tal ultimo proposito, in merito a FIRA, risulta apprezzabile da un punto di vista strategico l'introduzione del settore denominato area private all'interno della nuova organizzazione della società. Rientrano in tale area le business units afferenti ad attività svolte da FIRA in regime di libero mercato nei confronti della clientela privata. Conformemente all'articolo 16 del TUSP, sono attività previste in misura inferiore al 20% del fatturato e sono realizzate per conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Critiche e di particolare rilievo appaiono le condizioni dei seguenti organismi. Centro Agroalimentare La Valle della Pescara. In esito all'interlocuzione istruttoria intercorsa ai fini del giudizio di parificazione sul rendiconto 2023 e sulla base della documentazione acquisita agli atti anche in sede di preparifica, fatto salvo il conseguimento di un utile di esercizio al 31 dicembre 2023 pari ad euro 564.420, sebbene discendente da un incremento dei ricavi inseriti nella voce altri ricavi e proventi non derivanti dalla gestione caratteristica ma di natura straordinaria, questa Corte ribadisce i rilievi già formulati nel precedente giudizio di parificazione, con particolare riferimento al perdurante mancato rispetto del piano finanziario di restituzione del finanziamento regionale di 5 milioni di euro concesso ai sensi dell'articolo 44,1 della legge regionale numero 14/2020, nonché alla correlata protratta mancata attuazione della disposizione di legge di cui all'articolo 44, commi 5 bis e seguenti della legge regionale 14/2020, così come integrata dall'articolo 2,10 legge regionale numero 29/2022, in grave violazione dei termini ivi prescritti. In relazione a quest'ultimo aspetto, ai sensi dell'articolo 52,4 del codice di giustizia contabile, si rimettono gli atti istruttori alla procura contabile presso la sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, segnalando alla medesima la suddetta protratta inerzia per le valutazioni di competenza in merito alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile. CRUA, Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo, la sezione, pur a fronte della protratta e grave crisi finanziaria dell'ente, prende positivamente atto del fatto che il Tribunale di Avezzano, in riferimento al giudizio di omologazione della proposta di concordato preventivo con decreto assunto in data 28 febbraio 2024, nell'accogliere le osservazioni rimesse dai legali del Consorzio, ha omologato il preventivo in continuità, disponendo al contempo le modalità per l'esecuzione della suddetta procedura di concordato. La Regione in sede istruttoria ha fatto presente che detto provvedimento è risultato rilevante anche ai fini dell'avvio delle iniziative di cui al progetto RICREA, riqualificazione del CRUA per ecosistemi agroambientali, a valere sui fondi del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020 per il complessivo importo di 6 milioni di euro. Inoltre, con nota protocollo numero 278056 del 4 luglio 2024, il Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo ha relazionato sulle più recenti iniziative intraprese per quanto riguarda il consorzio in parola. In particolare, in data 2 luglio 2024 è stata depositata ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale una proposta di deliberazione avente oggetto una parziale modifica di alcuni punti dell'accordo sottoscritto nelle date del 27 e 28 dicembre 2022, modifica che si è resa necessaria in ragione dell'accertata esigenza di rimodulazione degli importi progettuali. Si osserva inoltre che il Dipartimento Agricoltura provvederà a richiedere nuovamente agli organi di indirizzo e al Dipartimento Risorse di disporre per la prossima annualità 2025 delle risorse finanziarie corrispondenti all'impegno della Regione Abruzzo assunto con DGR numero 55 del 3 febbraio 2021 e ciò anche al precipuo fine di consentire al Consorzio di uscire dall'attuale procedura di concordato preventivo in continuità. Medio tempo si resta in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi che interverranno e i relativi riflessi economico-finanziari, sia in riferimento all'attuazione del piano di risanamento oggetto della DGR 55/2021 e sia in riferimento all'esecuzione del concordato preventivo in continuità. Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara. Nel richiamare integralmente i rilievi già formulati nelle precedenti relazioni, si ribadisce che il protrarsi dal 2011 di uno stato di liquidazione a più riprese definito dal Collegio dei Liquidatori come insostenibile costituisce ex se, alla luce dei principi ordinamentali di riferimento, una grave criticità e un indice del mancato esercizio dei poteri di indirizzo e controllo regionali. A tal proposito, tuttavia, si prende positivamente atto da ultimo degli interventi disposti in attuazione della legge statale
numero 197 del 2022, articolo 1, comma 513, i quali stanno consentendo di risolvere l'annosa problematica relativa all'esposizione debitoria del Consorzio dovuta al contenzioso pendente con gli espropriati e risalente alla costruzione dell'asse attrezzato Chiati-Pescara, raccordo autostradale Chiati-Pescara. Alla luce del nuovo status economico-finanziario che si determinerà in capo al Consorzio, la Regione Abruzzo si propone di riconsiderare le sorti del Consorzio stesso assumendo le iniziative più idonee finalizzate alla conclusione delle procedure di liquidazione. La sezione si riserva di valutare compiutamente l'incidenza economico-finanziaria della suddetta operazione sul bilancio dell'ente nel prossimo ciclo contabile in esito al completamento della medesima. Si resta inoltre in attesa di ricevere tempestivi aggiornamenti circa lo stato dell'iter della proposta di legge regionale avente ad oggetto modifica ed integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011 numero 23, riordino delle funzioni in materia di aree produttive adottata con DGR 480 del 2021. Infine, ASP numero 1 provincia di Chieti e ASP numero 1 provincia di Teramo. I due enti presentano una situazione di grave squilibrio finanziario in discreta parte riconducibile ad una mole di debiti pregressi e a contenziosi pendenti. In particolare l'ASP numero 1 Chieti presenta per l'esercizio 2023 un disavanzo di amministrazione da preconsuntivo pari a oltre 5 milioni di euro, mentre l'ASP numero 1 Teramo presenta per il medesimo esercizio un disavanzo di amministrazione presunto pari a oltre 10 milioni di euro. Per quest'ultimo ente inoltre non è stata fornita alcuna documentazione di bilancio. In sede istruttoria, tenuto conto dei gravi disavanzi registrati negli ultimi anni, questa sezione di controllo, con nota protocollo 1621 dell'8 maggio 2024, ha chiesto con specifico riguardo ai suddetti enti di inviare una relazione sintetica in cui risultino rappresentate le cause che hanno determinato le suddette perdite, nonché le misure correttive adottate o che si intenda adottare a riguardo, unitamente a una copia del parere espresso dal revisore sull'ultimo rendiconto approvato. Dall'analisi del materiale istruttorio e delle controduzioni offerte in sede di preparifica ai fini del risanamento finanziario, questa Corte valuta come imprescindibile l'adozione in sinergia tra Regione e azienda di un piano economico finanziario di ristrutturazione da fondarsi tra l'altro sulla valorizzazione e o liquidazione del patrimonio e sull'adeguamento Istat delle tariffe, restando in attesa di conoscere l'esito delle misure correttive in corso di adozione, nonché quelle che si riterrà opportuno assumere. Grazie. La parola di nuovo al collega Ciceri. Gestione fondi strutturali e investimenti europei. Prego. Grazie. L'attività di controllo si è concentrata sul grado di avanzamento finanziario dei programmi regionali sui fondi strutturali europei per la programmazione 14-20 e per la nuova programmazione 21-23-27. Inoltre siamo fermati ad analizzare l'attività di audit e una specifica attenzione alle irregolarità, alle frodi, in particolare alle azioni di recupero dei fondi illecitamente percepiti. Per quanto riguarda il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, FESR, per la programmazione 14-20, la dotazione finanziaria a fine 23 corrispondeva a 275,5 milioni di euro e la spesa certificata a 194,6 milioni di euro, il 71% della dotazione finanziaria. Va fatta però una premessa: come è noto, la Commissione Europea durante la pandemia ha autorizzato il cofinanziamento al 100% dei programmi, eccetera. Quindi dalla relazione di sintesi che abbiamo chiesto all'autorità di gestione, che ci è pervenuta il 7 di giugno, abbiamo verificato che per quanto riguarda la spesa finanziata dall'Unione Europea, che è pari nel complessivo a 137,7 milioni di euro, il 95% di questa spesa, cioè 130,3 milioni, era già stato certificato. Va detto che con le dichiarazioni di spesa già inoltrate a giugno alla Commissione, con quelle che verranno presumibilmente inoltrate entro il 31 dicembre 2024, anno di chiusura di questa programmazione, si stima un overbooking dal 104% pari a 5,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il programma regionale invece FESR 21-27, l'importo finanziario è notevole, 681,053 milioni, il doppio per quanto riguarda la quota comunitaria, 272,4 milioni, e quasi il triplo per la somma complessiva. La dotazione finanziaria del bilancio regionale del 23 era pari a 37,3 milioni di euro, sono stati impegnati 25,8 milioni e non ci sono ancora dati in merito ai pagamenti.
Per quanto riguarda il programma FSE, l'avanzamento finanziario al 31 dicembre si attestava al 62,81%, cioè 86,9 milioni rispetto a una dotazione finanziaria complessiva di 138,5. Anche in questo caso, andando ad analizzare invece la spesa certificata relativa al contributo dell'Unione Europea, si attesta la spesa certificata al 94,8% del contributo comunitario, cioè 65 milioni su 69,2 milioni complessivi. E anche in questo caso, con le spese già inoltrate per la certificazione, si prevede di arrivare a fine anno un overbooking del 108%, pari a 5,7 milioni di euro. Per quanto riguarda la programmazione 21-27, l'ammontare finanziario è di 406,5 milioni, anche questo notevolmente incrementato rispetto alla precedente. Risultano impegni alla fine del 23 per 12 milioni, mentre non risultano pagamenti. Per quanto riguarda il Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il FEAS, per la programmazione 14-20 la dotazione delle risorse finanziarie era pari a 638,6 milioni. L'avanzamento finanziario accumulato, cioè l'importo totale di spesa certificata pagata al 31 dicembre 23 è pari a 476,758 milioni. La Regione ha superato il target di spesa attribuito e previsto per l'annualità 23 di 4 milioni rispetto ai 450,5 che erano stati previsti. Per quanto riguarda la nuova programmazione, la dotazione finanziaria 354,2 milioni, l'avanzamento dell'importo di spesa certificata pagata da AGEA fino ad oggi è di 5,5 milioni. Per quanto riguarda il Fondo per gli Affari Marittimi e la Pesca, la dotazione finanziaria per l'esercizio 23 è di 20.833.000, con un incremento di 3,2 milioni, sono fondi attribuiti dalla Regione Abruzzo per ovviare in parte alla turbolenza del mercato della pesca dovuta alla guerra russo-ucraina. La spesa pubblica certificata alla stessa data è di 15,8 milioni. Si prevede che la rimanenza del target 23 e le somme residue siano spese entro il primo semestre 24, perché entro quella data devono essere pagate ai beneficiari le somme e le risorse aggiuntive date dalla Regione. In merito alla programmazione 21-27, la dotazione finanziaria è analoga, 18,3 milioni, l'attuazione è sostanzialmente pari a zero. Va detto che comunque nella programmazione 21-27 l'approvazione dei piani nazionali è avvenuta alla fine del 22, quindi il 23 è il primo anno effettivo di attivazione della programmazione. Per quanto riguarda i controlli di audit, la relazione annuale è stata trasmessa alla Commissione europea. Possiamo dire in sintesi che per quanto riguarda il FESRE vi è un giudizio medio-alto di affidabilità dei conti. Per quanto concerne l'FSE hanno espresso un parere con riserva limitatamente al sistema di gestione di controllo, perché c'è un impatto limitato ad alcune operazioni, ovvero ad alcune irregolarità rilevate, tant'è che sul lato dei conti sono stati effettuati ritiri per 270.330 euro per irregolarità segnalate e rettifiche per 23.200 euro. Infine, per le irregolarità, frodi e le decertificazioni, per i fondi strutturali FESFE per la programmazione 14-20 si conferma che l'autorità di gestione non ha segnalato né regolarità né frodi che superano il livello di segnalazione comunitario, mentre per quanto riguarda la precedente programmazione 7-13 ha trasmesso i dati inerenti alle regolarità. In sintesi, questa sezione ha analizzato la numerosa, copiosa documentazione mandata dai vari dipartimenti, riepilogando la situazione che è contenuta nella relazione, dalla quale emergono ancora una trentina di casi di irregolarità a vari stadi di procedimenti per il recupero e una somma di 9 milioni e mezzo ancora da recuperare, almeno teorica da recuperare. Nel sottolineare ancora l'importanza di questo costante monitoraggio, si raccomanda di porre in essere tutte le azioni per rafforzare il coordinamento e l'attività amministrativa volta al recupero degli importi irregolarmente pagati. Grazie. Grazie. Infine il PNRR, il collega Andrea Di Renzo. Prego.
Grazie Presidente. Il regolamento numero 2094 del 2020 ha istituito lo strumento adottato dall'Unione Europea per la ripresa, che detta misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi Covid-19 come stimolo per la ripresa dei sistemi economici, sociali e sanitari degli Stati dell'Unione Europea. Nel piano sono oggi individuate 7 missioni. Le missioni sono suddivise in componenti, a loro volta articolate in investimenti e riforme. Il PNRR è stato oggetto di revisione con decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 sulla base della proposta 765 final della Commissione. In data 26 aprile 2024 sono state poi assentite ulteriori modificazioni di carattere prevalentemente tecnico da parte della Commissione. In occasione della revisione è stato anche inserito il nuovo capitolo Repower EU. In occasione di monitoraggio attivato da questa sezione, con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, effettuato a mezzo della deliberazione numero 19 del 2023, la Regione Abruzzo aveva riferito alla sezione della previsione di finanziamenti PNRR per complessivi euro 404.052.552 euro. Per la missione 1, componente 1, investimento 1.4 Cyber Security, successivamente alla propria deliberazione numero 178 del 2023 a seguito degli aggiornamenti forniti dalla Regione, questa sezione, con deliberazione numero 188 del 2024, ha accertato la sostanziale regolarità circa la rispondenza ai principi di economicità, efficienza e efficacia della gestione, raccomandando la tempestiva adozione degli atti di competenza al fine di garantire la compiuta realizzazione dei progetti. Per quanto poi riguarda la missione 1 componente 1 misura investimento sub 2.2.1 assistenza tecnica, successivamente alla deliberazione 179 del 2023 di questa sezione, la Regione l'8 maggio del 2024 ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del progetto ed ha affermato che per alcuni profili non si era potuta garantire la contrattualizzazione di tutte le unità previste nel piano territoriale a causa di rinunce alla stipula del contratto da parte di soggetti inseriti nelle graduatorie, ovvero a seguito della verifica del mancato possesso dei requisiti autodichiarati e del conseguente esaurimento delle graduatorie stesse, che per tale ragione si era predisposta un'ulteriore proposta di revisione del piano territoriale. Questa sezione, con deliberazione 189 del 2024, ha accertato la sostanziale regolarità della gestione da parte della Regione circa la rispondenza ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia, raccomandando anche qui la tempestiva adozione degli atti di competenza al fine di garantire la compiuta realizzazione del progetto. Il 4 luglio del 2024 la Regione ha poi trasmesso un ulteriore aggiornamento allegando il provvedimento di approvazione della proposta di revisione al piano territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre l'amministrazione regionale, con determinazione di giunta del 3 giugno del 2024, ha preso atto dell'approvazione della proposta di revisione del piano territoriale e ha dichiarato che procederà all'adozione dei provvedimenti necessari alla copertura totale del fabbisogno IVI previsto. Per la missione 2, componente 2, misura 3.1, produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, successivamente alla deliberazione numero 180 del 2023, la Regione il 30 aprile del 2024 ha fornito riscontro alla richiesta di aggiornamento e ha dichiarato che non si rilevano disallineamenti rispetto ai cronoprogrammi per i progetti finanziati in questa Regione. E ha detto che non si rilevano elementi o fattori di criticità. La sezione, con deliberazione numero 190 del 2024, ha accertato la sostanziale regolarità circa la rispondenza ai principi di economicità, efficienza e efficacia della gestione posta in essere dalla Regione Abruzzo, raccomandando la tempestiva adozione degli atti di propria competenza. Con riferimento alla missione 2, componente 2, misura 4.4.2, acquisto di treni elettrici, successivamente alla deliberazione numero 171 del 2023 di questa sezione, la Regione, a seguito di richiesta di aggiornamento dell'aprile del 2024, non ha riferito l'esistenza allo stato di criticità e la sezione, con deliberazione 191 del 2024, ha accertato la regolarità della gestione inerente all'attuazione dell'intervento. Con riferimento poi alla missione 2 componente 2 misura 4.1.1 rafforzamento della mobilità ciclistica subinvestimento ciclovie turistiche, dopo la deliberazione numero 181 del 2023 di questa sezione, la Regione l'8 maggio del 2024 ha fornito un riscontro alla richiesta di aggiornamento affermando che il Governo ad agosto 2023 nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-Regioni aveva espresso la volontà di definanziare dal PNRR la misura
con conseguente riduzione del budget e dell'obiettivo chilometrico complessivo. La sezione, con deliberazione 192 del 2024, aveva raccomandato alla Regione il pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e la massima diligenza nell'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per l'esecuzione degli atti di propria competenza non appena fossero venuti ad esistenza i presupposti necessari. Successivamente la Regione, con nota del 5 luglio 2024, ha fornito un aggiornamento e ha dichiarato che in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 giugno del 2024 è stata raggiunta l'intesa sullo schema del decreto relativo all'assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di interventi di ciclovie appartenenti al Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche e che si garantisce l'integrale copertura finanziaria degli interventi previsti. Tutte le risorse destinate alla Regione Abruzzo sono integralmente assicurate, ha proseguito la Regione, con fondi cosiddetti a legislazione vigente e tutte le criticità precedentemente segnalate dalla Regione in merito alle incertezze derivanti dal finanziamento della misura possono ritenersi pertanto superate, essendo gli interventi garantiti con altra fonte di finanziamento statale. Per la missione 5 componente 1 investimento 1.4 sistema duale, successivamente alla deliberazione numero 182 del 2023 della sezione di controllo e gli aggiornamenti forniti dalla Regione, questa sezione con deliberazione 193 del 2024 ha accertato la sostanziale regolarità circa la rispondenza ai principi di economicità, efficienza e efficacia della gestione posta in essere dalla Regione Abruzzo, raccomandando anche qui la tempestiva adozione degli atti di competenza al fine di garantire la compiuta realizzazione dei progetti. Per la missione 6 componente 1 case della comunità e presa in carico della persona, la Regione ha delegato alle ASL l'attuazione degli specifici interventi. Successivamente alla deliberazione numero 186 del 2023 della sezione, la Regione ha fornito risposta alla richiesta di aggiornamento. Nonostante il mancato rispetto per alcuni progetti del termine di rilevanza nazionale con scadenza al 30 settembre 2023 previsto dal piano operativo regionale per la stipula dei contratti per la realizzazione delle case di comunità, la Regione e per essa le ASL delegate, a seguito di espressa richiesta di cui alla nota istruttoria della sezione, non hanno dichiarato dubbi in ordine al rispetto del termine di rilevanza europea coincidente con l'obiettivo relativo alla tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti individuato al 31 marzo 2026 nel piano operativo regionale. Oggi occorre poi fare riferimento e avere riguardo anche a quanto riportato al numero sequenziale M6C1-2 della tabella O4, traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito, nel testo di cui alla revisione del PNRR approvata a dicembre 2023, che prevede come calendario indicativo per il conseguimento l'obiettivo, ovviamente a livello nazionale, di almeno 1.080 case della comunità con termine al 30 giugno 2026. Questa sezione, con deliberazione numero 194 del 2024, ha accertato la sostanziale regolarità circa la rispondenza ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della gestione posti in essere dalla Regione, ma ha ribadito la necessità della tempestiva adozione anche qui da parte dell'ente e dei soggetti delegati degli atti di competenza al fine di garantire la regolare esecuzione dei progetti. Per quanto attiene poi la missione 6 componente 2 investimento 1.2 sub 1.2.2 centrali operative territoriali, cosiddette COT, la Regione non aveva dichiarato la presenza di criticità ritenute tali da compromettere il raggiungimento del target finale del 31 gennaio 2024. Questa sezione di controllo aveva emesso la deliberazione numero 183 del 2023 in ordine allo stato di attuazione al 31 dicembre 2022 e agli ulteriori elementi allora acquisiti in sede istruttoria. Il PNRR, a seguito della rimodulazione di dicembre 2023, ha previsto al 31 dicembre 2024 il target di valenza europea consistente nella entrata in funzione di almeno 480 centrali operative territoriali a livello nazionale con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. In tal senso è, nella stessa versione rimodulata del PNRR a dicembre 2023, la tabella O4 riguardante i traguardi, obiettivi, indicatori e il calendario per il monitoraggio. A seguito della risposta fornita dalla Regione attraverso le ASL delegate alla richiesta di aggiornamento sullo stato di attuazione, la sezione con deliberazione 206 del 2024 ha accertato l'assenza di irregolarità nella gestione, raccomandando la tempestiva adozione degli atti di propria competenza.
Con riferimento alla missione 6 componente 2, misura investimento 1.1, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, subinvestimento 1.1.2, grandi apparecchiature sanitarie, la Regione non aveva dichiarato l'esistenza di criticità relative allo svolgimento delle attività amministrativo-contabili di propria competenza, segnalando però in alcuni casi ritardi nella pubblicazione delle gare di appalto, con riferimento al termine del 31 dicembre 2022, solo in parte successivamente superati a causa della mancanza dell'accordo quadro di riferimento. La sezione, con deliberazione numero 184 del 2023, aveva rilevato che le problematiche riferite dall'ente risultavano solo in parte superate e aveva raccomandato il rispetto dei criteri di efficienza, economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità e trasparenza per ogni fase di attuazione del progetto. La tabella P4, traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito, al numero sequenziale M6C26 del testo del PNRR revisionato a dicembre 2023, mostra nel calendario indicativo per il conseguimento dell'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie il target del 30 giugno 2026. Il magistrato istruttore, con nota del 24 aprile 2024, ha chiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti e l'indicazione di criticità eventualmente tali da poterne compromettere la corretta esecuzione. E la Regione ha fornito riscontro segnalando alcune criticità nello svolgimento delle procedure. La sezione, con la deliberazione numero 195 del 2024, ha chiesto all'amministrazione la tempestiva, efficiente ed efficace adozione degli atti di propria competenza in modo da garantire la corretta e compiuta realizzazione dei progetti nel rispetto delle milestone e dei target previsti. Infine, per quanto riguarda la missione 6 componente 2, investimento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile, il piano operativo regionale di cui la delibera di giunta numero 263 del 24 maggio 2022 aveva indicato quali obiettivi intermedi il 31 marzo 2023 per la pubblicazione delle procedure di gara per interventi antisismici e il target finale del 30 giugno 2026 per il completamento degli interventi antisismici nelle strutture. Successivamente alla deliberazione numero 185 del 2023 della sezione, il magistrato istruttore ha chiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti e l'indicazione di eventuali criticità tali da poterne compromettere la corretta esecuzione. L'ente, l'8 maggio del 2024, ha fornito riscontro dichiarando che per tutti i progetti sono stati avviati i lavori entro il 30 settembre 2023 ed è stato aggiornato il cronoprogramma sulla piattaforma Regis, come previsto da ultimo dal decreto legge numero 19 del 2 marzo 2024. Il prossimo target, dice la Regione, riferisce la Regione, è previsto al T2 2026, ovvero al 30 giugno 2026 per il completamento degli interventi. La Regione non ha indicato profili di criticità idonei a compromettere l'esecuzione del progetto e la sezione, con deliberazione numero 196 del 2024, ha accertato la sostanziale regolarità circa la rispondenza ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione posta in essere dalla Regione Abruzzo. Grazie, la parola ora alla Procura regionale. Prego il Presidente Giacinto D'Amico di svolgere il proprio intervento. Prego Giacinto. Grazie Presidente, cercherò di essere più sintetico possibile. Allora, premessi i piacevolmente doverosi saluti alle autorità intervenute, su cui non mi soffermo chiaramente, mi sia consentito però sviluppare qualche considerazione sulla tempistica del presente adempimento, non quello odierno ma quello della procedura nel suo complesso, che ha risentito di una certa concitazione. A riguardo comunque ritiene questa procura che pur nelle ristrettezze dei tempi assegnati e a fronte di una cospicua mole di rilievi esposti nell'ordinanza numero 25 della sezione sia stata garantita un'adeguata formulazione in contraddittorio delle controdeduzioni dell'amministrazione. E non è secondario perché, come abbiamo richiamato, c'è l'esigenza appunto di garantire il suddetto contraddittorio. Si sono infatti potuti approfondire diversi aspetti critici che la sezione del controllo aveva evidenziato più diffusamente nella relazione allegata e depositata. E pertanto, che hanno condotto la Regione a rilevare anche da parte sua l'effettività della sussistenza di situazioni ostative alla parifica del rendiconto originariamente approvato ed presentato per la parifica. Anche questa procura regionale ha avuto modo di verificare la fondatezza dei rilievi ed è giunta al confronto in occasione della preparifica dello scorso 5 luglio
avendo la possibilità di sottoporre al collegio e all'amministrazione i possibili esiti che la situazione consentiva. Per situazione si intende la specifica e fattiva risposta dell'amministrazione alle osservazioni formulate dalla sezione, che aveva condotto ad attivare le procedure di rettifica per svariate poste di bilancio, come più avanti si dirà. Per la necessaria concatenazione dei bilanci per degli esercizi precedenti per il principio di continuità della gestione, occorre richiamare brevemente la decisione della sezione presente per l'esercizio 2022, che col numero 350 del 2023, con la quale sono stati parificati con riserva alcuni capitoli connessi ad indebito soccorso finanziario ad enti in disavanzo, prevedendo l'obbligo a carico del Dipartimento Agricoltura della Regione di provvedere all'adozione dei conseguenziali adempimenti, punto di competenza. Nella suddetta decisione si è rilevato che era intervenuto al riguardo uno specifico atto correttivo effettuato dal legislatore regionale, ossia la legge regionale numero 55 del 2023, che pertanto, conseguentemente all'avvenuto riallineamento del quadro normativo al principio costituzionale, poteva essere superata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa procura erariale. Ciò detto, in questo esercizio 2023, e che essendo quello in cui sono stati effettuati i relativi pagamenti ed è adottata la novella legislativa, potranno essere valutati gli effetti delle misure conseguenziali alle quali era obbligata con legge regionale la Regione, con il seguente recupero delle relative somme. La Procura ha all'attenzione, nell'ambito della specifica istruttoria dedicata, l'effettività di tali recuperi e in carenza determinerebbero pregiudizio per l'erario. Il procedimento che ha interessato il presente giudizio di parifica è stato caratterizzato, si accennava, dall'adozione dell'ordinanza della sezione numero 25 del 24, con deposito della relazione nei giorni successivi, fissazione dell'adunanza di preparifica per la data del 5 luglio e giudizio di parifica in data odierna. Nell'imminenza di tale adempimento, la Regione ha fatto pervenire alcune note riferite a puntuali osservazioni contenute nell'ordinanza e nella relazione, recependo sostanzialmente il contenuto delle stesse e attivando operazioni di rettifica che non risulta siano state formalmente completate. In particolare, con nota del 4 luglio 2024, avente ad oggetto relazioni istruttorie in ordine alle rettifiche e tralascio il seguito, in accoglimento dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori con parere numero 10, verbale numero 25 del 2024 e della Corte dei Conti, sezione regionale appunto del controllo con ordinanza 25, il dirigente del servizio ha dato conto che con deliberazione numero 314 sempre del 4 giugno la Giunta regionale ha disposto di confermare le risultanze della DGR 237 del 30 aprile scorso, avente ad oggetto il disegno di legge regionale di approvazione del rendiconto, procedendo altresì alla riapprovazione degli allegati sub lettere da A ad U alla ridetta allegati alla DGR 237. Essi sono dunque stati acclusi quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, dando atto che alla relazione sulla gestione allegata sub lettera A è unito il prospetto sui tempi di pagamento. Tale iniziativa della Regione è stata recepita nella detta adunanza di preparifica sia da parte del Collegio che di questa Procura regionale, traendone elementi confermativi della fondatezza dei rilievi formulati e della loro rilevanza ai fini della valutazione della parificabilità o meno del documento oggetto del presente giudizio, ossia del bilancio a suo tempo presentato, per essere sottoposto previa istruttoria al giudizio medesimo. Ferma restando la presa d'atto del fattivo ravvedimento dell'amministrazione regionale
che tuttavia non è atta né potrebbe esserlo per evidenti vincoli procedurali a mutare in corsa l'oggetto della presente pronuncia, essendo inevitabile che la rettifica e la rideterminazione degli importi si rifletta sulla misura dei saldi, ancorché non giunga a cambiarne il segno da positivo in negativo. Permangono dunque, anche successivamente alla preliminare adunanza del 5 luglio, le criticità evidenziate dalla sezione del controllo e i motivi ostativi a una pronuncia di parificazione al presente stato degli atti. Vi ostano infatti le sottoelencate circostanze. Poi c'è l'elenco delle stesse osservazioni già formulate, cioè nell'ambito dei residui attivi sono state rilevate dalla sezione mancate cancellazioni. Evidentemente se ci si ricollega a quanto già esposto dal collega Guida, e tutta una serie di residui attivi che sono stati richiamati puntualmente anche nel testo orale che non rileggo. E chiaramente questo è il primo punto per cui non si può chiedere la piena parificazione in questa sede. Ulteriori criticità sono state rilevate nella relazione della sezione, valutate come significative da parte di questa procura, relativamente alla consistenza dei vincoli gravanti sull'entità della quota disponibile del risultato di amministrazione, fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati, per i quali viene sviluppato appunto un ragionamento che riguarda sia il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, e analogamente a quanto già osservato per il rendiconto 22, è stato valorizzato escludendo alcuni capitoli di bilancio, senza che tuttavia siano state specificate le motivazioni, e il fondo inoltre rappresenta una frazione minima del totale dei residui attivi conservati nel conto del bilancio, lo 0,88% peraltro. Poi il fondo per il ripiano delle perdite delle società partecipate subisce un incremento di 0,53 milioni in conseguenza dei risultati negativi conseguiti dagli organismi partecipati. L'importo è la risultante del saldo tra maggiore accantonamento riferiti, in particolare, come sentito in precedenza, riguardo a TUA e Centro Alimentare della Valle della Pescara, e lo svincolo di 1.055.000 relativo all'accantonamento riferito al CRUA, ammesso nel febbraio 2024 alla procedura concordata di concordato preventivo. E infine il fondo per le passività potenziali, destinato a offrire copertura agli scostamenti emersi in sede di riconciliazione dei debiti e dei crediti con gli organismi partecipati, si è sensibilmente ridotto passando da 9,87 a 3,86 milioni grazie a un'importante contrazione delle discrasie, e tuttavia mancano informazioni adeguate nelle note esplicative che, ancorché fornite successivamente, mantengono l'atteggiamento dubbioso già manifestato in sede di istruttoria. Il fondo contenzioso è quantificato sulla scorta delle informazioni elaborate dal servizio avvocatura e del Dipartimento e registra un significativo aumento, passando da 31 a 41 milioni, senza entrare nei decimali, e anche su questo, in questo caso bisogna tenere conto delle esigenze segnalate dal servizio avvocatura, e tale variazione in qualche maniera è destinata a incidere sulla quota disponibile del risultato di amministrazione, e pertanto in qualche maniera osta anch'essa questa determinazione a una piana parificazione. E in terzo luogo rileva questa procura che l'inclusione fra le modalità di individuazione della delibera di giunta 282 e della successiva legge regionale numero 9 già richiamata, dei fondi del TFR tra le possibilità di ripianare e contribuire alla spesa sanitaria, ancorché oggetto di dichiarazione di successiva sanatoria, diciamo in termini di assestamento, mantiene comunque nell'ordinamento una legge che presenta difformità dalla legge statale
che ha disposto l'accentramento della gestione del TFR e pertanto da questo punto di vista è da considerare uno degli elementi che possono stare a una parificazione. D'altro punto di vista, ma non si sviluppa ulteriormente il discorso per una serie di anche di costrizioni temporali, vi è la possibilità di considerare tale legge regionale come costituzionalmente illegittima per il contrasto con il sistema che a livello nazionale è stato adottato in ordine alla gestione del TFR centralizzata in capo all'INPS. Pertanto a queste richieste di considerazione in termini sfavorevoli per la parificazione si aggiunge questa presentazione del Collegio della problematica relativa non solo alla legge regionale numero 9 ma agli altri provvedimenti che comunque tengono in considerazione questa presenza del TFR nell'ambito del circuito finanziario regionale in maniera, secondo questa procura, illegale. Tutto questo prelude poi alle altre considerazioni che la procura ha inteso sviluppare in termini, come accennava anche il collega Ciceri, non solo di risultato ma anche di performance. Pertanto sono stati esaminati anche da parte della procura sul fronte a riscossioni i valori che presentavano la capacità di accertamento e la velocità di riscossione e comunque sono state evidenziate altre criticità e osservazioni sulla gestione, interpretando anche in questi termini il proprio ruolo di garante per ciascuno dei cittadini contribuenti di questa regione del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto si sono articolate osservazioni accentrate su alcuni aspetti specifici ritenuti cruciali, fra questi necessariamente la problematica delle società partecipate che hanno rappresentato anche in occasione della parifica dello scorso anno motivo di attenzione, innanzitutto per le problematiche finanziarie e organizzative legate e poi le ulteriori questioni legate strettamente alla sanità che assorbe così tanto delle risorse regionali. Per quanto riguarda la sanità, l'analisi della procura ha riguardato tra l'altro i tempi di smaltimento delle liste di attesa che procede ma impone una considerazione attenta riguardo alla quantità delle ragioni e che hanno comportato cancellazioni che potrebbero avere un significato non secondario, perché la cancellazione in una lista d'attesa può dire tante cose anche delle più negative che non vogliamo neanche ipotizzare. Così come c'è una valutazione sui tempi di pagamento per quanto riguarda la GSA appunto insoddisfacente, ci sono valutazioni rispetto alla spesa farmaceutica, anche qui con alcune considerazioni specifiche dell'intervento della procura che è in termini aggiuntivi rispetto a quanto ha già detto la sezione. E la rincorsa faticosa ai LEA, ai livelli di assistenza da raggiungere, che per alcuni aspetti, specialmente nell'ambito della prevenzione, è da considerare insoddisfacente. E ultimo, l'accenno fatto nella relazione della procura alla lotta all'antibiotico resistenza che vede la regione in una posizione in qualche maniera non favorevole, insomma in qualche maniera critica. Ognuno di questi temi occuperebbe da solo tutti i 15 minuti che mi sono concessi. Rinvio pertanto al testo scritto per ogni approfondimento a riguardo. Altre considerazioni sono state formulate da questa procura per gli altri settori attenzionati e fra questi la gestione del personale, l'utilizzo di fondi strutturali e l'attuazione dei programmi del PNRR. In nessuno di questi ambiti sono stati rilevati aspetti gravemente critici e tuttavia si è ritenuto di formulare le proprie osservazioni a mero fine collaborativo. Insormontabili invece sono gli aspetti strettamente connessi al dato contabile come sopra evidenziato, talché la conclusione di questa procura non può che essere orientata ad una richiesta di non piena parificazione. Per questo motivo, per questi motivi, si conclude nel senso della richiesta di non parificazione con riferimento alle poste di bilancio indicate nel testo scritto e a quelle ulteriori che la sezione
del controllo dovesse ritenere affette dalle medesime carenze e o inattendibili anche dopo le risposte da ultimo fornite dall'amministrazione regionale. In questi termini concludo. Grazie. E ringrazio il procuratore anche per lo sforzo di sintesi ulteriore che abbiamo cercato insieme di recuperare un ritardo iniziale di 10 minuti non dovuto a questo collegio. Grazie ancora Giacinto. Allora io do la parola all'amministrazione, quale parte interveniente, se vuole svolgere le proprie osservazioni. Prego, vedo l'assessore al bilancio che prende la parola. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccellentissimo Presidente. Oggi ci ha dato la brutta notizia che è l'ultima udienza che faremo insieme. Egregi componenti della Corte e a voi della Procura un caro saluto. Anche l'odierna udienza giunge a conclusione di un'ormai consolidata, intensa e proficua attività di confronto e scambio condotta tra le rispettive strutture nell'ottica di un sempre più efficiente e efficace collaborazione, volta a consentire il superamento delle criticità rilevate da codesta aspettabile sezione regionale di controllo, agevolando per quanto possibile il positivo perfezionamento dei diversi procedimenti istruttori avvisati nell'ambito del presente giudizio di parificazione. In tal senso voglio pertanto ringraziare per l'invito all'udienza di oggi, all'esito della quale le strutture dell'ente interessate avranno modo di recepire le indicazioni che emergeranno da parte di codesta sezione. In merito mi permetto di ricordare che il complesso e articolato percorso di allineamento del ciclo di gestione del bilancio della Regione Abruzzo, che ha preso un avvio con l'approvazione dei rendiconti di esercizi 2013 e seguenti, si è concluso con l'adozione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 oggetto di parifica e si è consolidato con la parificazione altresì del rendiconto di gestione del 2022, e ciò a suffragio di un'importante azione politico-amministrativa condotta dall'ente. A tal riguardo faccio presente che proprio all'esito della menzionata parifica, avvenuta in occasione della seduta del 20 luglio 2023, a seguito del reperimento delle osservazioni e dei rilievi formulati in detta sede da codesta sezione, il rendiconto di gestione per l'esercizio 2022 è stato definitivamente approvato con legge regionale 3723, sulla scorta dei dati definitivi del rendiconto in tal modo rettificato, e con successiva legge numero 40/2023. Nello specifico, al giudizio di cui all'adunanza in data odierna, a seguito del definitivo perfezionamento delle attività di chiusura e della gestione contabile dell'esercizio con la DGR 237/C del 30 aprile e successiva 314/C del 4 giugno, la Giunta ha approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 23, dal quale emerge un significativo miglioramento del disavanzo dell'ente, completamente estinto già in sede di rendiconto 2022, relativamente agli anni 2014 e 2015, ed ulteriore quota a parte anche quanto all'anticipazione delle liquidità. Detto miglioramento, determinando una sensibile riduzione del disavanzo, quindi come già ricordato ammontante a circa 88,4 milioni di euro, in presenza di un positivo perfezionamento del giudizio di parificazione anche per l'esercizio 2023, consentirà all'ente di poter valutare il possibile ricorso all'indebitamento per la realizzazione di alcuni degli interventi ritenuti prioritari dall'amministrazione regionale. Ugualmente è rilevante apparso il rispetto dei vincoli di bilancio, assicurato anche con riguardo all'esercizio 2023, nonché all'asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie intercorse con gli enti e le società partecipate, intervenuta questa per la prima volta. Tra le azioni più rilevanti poste in essere anche in sede di rendiconto di gestione per il 2023 è necessario segnalare altresì la complessa e articolata attività di analisi e verifica dei contenziosi in essere da parte della componente struttura regionale e le conseguenti rideterminazioni degli accantonamenti sul fondo rischi. Sempre ai fini dell'efficientamento delle attività della struttura dell'ente, segnala altresì che nell'esercizio 2023 è proseguita l'implementazione e la riprogrammazione del fabbisogno del personale con la conseguente assunzione di un numero di risorse pari a circa 145 destinate
a potenziamento dell'organico delle medesime strutture. Anche in vista dell'udienza di data odierna, si è provveduto a interessare le strutture regionali preposte per materia, invitate a fornire le informazioni e la documentazione di rispettiva competenza, in virtù degli esiti della preparifica del 5 di luglio. Si evidenzia in merito che le attività di raccordo dei dipartimenti dei servizi autonomi dell'ente, anche con riguardo all'odierno giudizio di parificazione, dalla Direzione Generale, il Dipartimento Risorse, il Servizio Bilancio e Ragioneria, ha avuto quale finalità prioritaria quella di supportare l'attività dei magistrati, istruttori, di volta in volta interessati, agevolando ulteriormente lo scambio di dati e di documentazione di carattere finanziario e gestionale, come su esposto avvenuto in quest'ultimo a seguito dell'udienza di preparifica del 5 luglio. A tal uomo si ribadisce che, come consuetudine, l'amministrazione regionale provvederà a considerare in sede gestionale anche le osservazioni formulate da codesta sezione nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2023, con l'obiettivo di conformare pienamente l'attività dell'ente ai rilievi formulati. Si auspica, da ultimo, che la importante attività posta in essere, oltre che più in generale al complesso percorso di riallineamento del ciclo di gestione di bilancio condotto all'ente, possano essere valutate positivamente anche in occasione del presente giudizio di parificazione, dalle cui risultanze potrà proseguire la importante fase gestionale in essere, attuativa delle strategie di crescita programmate dall'amministrazione regionale, con la finalità di conseguire la imminente e integrale estinzione del disavanzo di amministrazione, consentendo all'ente di accedere ad importanti risorse da destinare alla realizzazione di più rilevanti interventi oggetto di programmazione della nuova legislatura. Io vi ringrazio e porto anche i saluti del Presidente Marsilio, che per un improrogabile impegno personale non poteva essere oggi qui. Quindi grazie a voi di nuovo per la collaborazione. Grazie all'amministrazione. Bene, svolti tutti gli interventi nella parte dell'adunanza pubblica, il Collegio si ritira per una Camera di Consiglio che prometto breve, alla fine della quale sarà letto il dispositivo. A tra poco. Entra la Corte. Do lettura del dispositivo. In nome del popolo italiano, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio, ritenuto di accogliere parzialmente le richieste formulate dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Abruzzo, parifica con riserva, nei termini e nei sensi di cui in motivazione, il capitolo di entrata numero 37204/1, il capitolo di spesa 321960/1, il gruppo 808 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, il punto C del passivo dello stato patrimoniale trattamento di fine rapporto. Parifica nelle sue rimanenti componenti e il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2023 ad eccezione delle seguenti poste: i residui attivi di seguito indicati per un importo complessivo pari ad euro 4.996.852,71, stante l'accertata mancanza di un titolo giustificativo del mantenimento delle relative poste in bilancio, con conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione per un valore pari ad euro 756.864.719,12. C'è l'elenco, lo leggo, relativi all'anno 2011, numeri 1329, 1330, 1333, 1334, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1348, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1365, 1373, 1872, 1873, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1883,
1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1905, 1906, 2661, 2662. Quelli relativi all'anno 2012, numero 90, 91, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 14, 21, 14, 22, 19, 84, 19, 85, 19, 86, 19, 89, 19, 90, 19, 91, 19, 92, 19, 93, 19, 94, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017. Relativi all'anno 2013, numeri 13, 33, 13, 34, 13, 35, 13, 36, 13, 37, 13, 64, 31, 96, 31, 97. Relativi all'anno 2014, numeri 28 e 27, 03. Relativi all'anno 2015, numeri 772, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 902, 903, 904, 906, 1022, 1023, 1024, 1025, 1783, 33, 19. Relativo all'anno 2018 il numero 2022, relativo all'anno 2023 il numero 2116. Di seguito, quindi, ad eccezione di la parte vincolata del risultato di amministrazione, limitatamente ai mancati vincoli per l'importo di euro 258.703,59, riconducibile al capitolo di entrata numero 23.225. La quantificazione del fondo di crediti di dubbia esigibilità, limitatamente alla quota da rideterminare in diminuzione, per euro 1.364.092,43, stante la mancata parificazione dei residui attivi sovraindicati, l'erronea gestione dei residui di capitolo di entrata numero 23.225, nonché la totale svalutazione dei residui afferenti all'anticipazione di liquidità concessa ai terzi, di cui al titolo quinto, con la conseguente rideterminazione del fondo di crediti di dubbia esigibilità ad un importo pari ad euro 22.050.963,39. Accerta il conseguente incremento del disavanzo da euro 88.413.319,65 ad euro 100.448.978,62 come rideterminato in parte emotiva. Approva l'annessa relazione elaborata ai sensi dell'articolo 41 del Regio Decreto 12 luglio 1934 numero 1214 dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 10 ottobre 2012, numero 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, numero 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenuti. Dispone che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Abruzzo per la successiva presentazione al Consiglio regionale. Ordina che a seguito del deposito, copia della presente decisione dell'adozione resa ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934 numero 1214 e dell'articolo 5 del Decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174, convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012 numero 213, siano trasmesse a cura della segreteria al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2004. Prima chiudo la parte pubblica. Volevo, se il Segretario generale vuole prendere la parola per un suo indirizzo, e ringrazio della sua presenza, il Segretario generale della Corte dei Conti. Grazie Presidente. Soltanto un minuto, altrimenti mi impiccate, quindi lo so perfettamente. Un minuto per portare a tutti quanti voi, alla sezione regionale di controllo, alla procura regionale, alla sezione giurisdizionale dell'Abruzzo, e qui c'è il nuovo Presidente Bruno Tridico, portare il saluto del Presidente della Corte. Questo saluto del Presidente della Corte che estendo però a tutta la comunità abruzzese, soprattutto in questo giorno un po' particolare perché, come sapete, oggi è l'ultima adunanza che svolge il Presidente Siracusa, che invece viene a farci compagnia a Roma alla sezione di controllo. In questo schieramento della sezione regionale di controllo c'è un volto nuovo, che è quello di Paolo Nelli,
che è arrivato da pochissimo tempo, assegnato dal Consiglio di Presidenza. Paolo Nelli è un grande manager pubblico e ha messo a disposizione tutta la sua grande esperienza della Corte dei Conti. Con il suo arrivo salutate anche Ilio Ciceri. Ilio Ciceri è uno dei più bravi, più intelligenti, più capaci ufficiali carabinieri che io abbia conosciuto nella mia vita, e ne ho conosciuti tanti perché sono cresciuto nelle caserme dei carabinieri. A un certo punto ha deciso di mettere anche lui a disposizione la sua grandissima esperienza della sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, poi della sezione affari comunitari, e adesso, bontà sua, verrà a rendere i suoi servizi anche alla sezione regionale di controllo per il Lazio. Il nostro è un mestiere un po' particolare, un po' strano, un po' antipatico. Noi vi riempiamo di numeri, di cifre, di parole complicate che la maggior parte di voi, ma anche di noi, non capiscono. Però il nostro mestiere è fatto di questo. Noi abbiamo la funzione di controllo, la funzione sindacatoria, la funzione di controllo che poi si riflette in quella, come quella di oggi, che è la funzione referente, cioè raccontiamo l'esito dei nostri controlli a tutta la comunità per la quale noi esistiamo. Ok? Non esistiamo per noi stessi, esistiamo per servire una comunità. Poi abbiamo la funzione risarcitoria, che inizia dalla procura, loro sono sempre quelli brutti, sporchi e cattivi che iniziano le attività istruttorie, e si conclude con il giudice che a seconda di come sta sviluppata l'istruttoria ci dice se c'è stato un danno oppure no. Tutto quanto questo però presuppone un'attività preliminare, che è l'attività maieutica, la funzione maieutica. La Corte dei Conti fu creata, qualcuno dice mannaggia chi l'ha creata, nel 1862 per fare questo, per insegnare all'amministrazione pubblica a spendere bene i soldi e per dimostrare ai cittadini italiani come i soldi vengono spesi bene. Col maggiore, diciamo, con l'addentellato che ne discenda questa funzione, di poter colpire anche chi o non è capace di amministrare i soldi pubblici oppure addirittura ha un'anima delinquenziale e quei soldi pubblici cerca di portarseli a casa sua per interessi proprietari. Tutto questo per dire che la nostra funzione è sicuramente non facile, ma questa funzione maieutica, che è fondamentale, è la funzione che deve aiutare l'amministrazione ad amministrare sempre meglio. E vi dico tutto questo perché io, che faccio il segretario generale ormai da quasi 7 anni, insieme ai due vice segretari generali, uno è Ugo Montella, che verrà a sostituire adesso Stefano, e l'altro è Francesco Targia, noi tre siamo fondamentalmente colleghi vostri, siamo colleghi degli amministratori regionali, siamo colleghi degli amministratori comunali di questa regione. Perché? Perché noi da molti anni abbiamo come nostro controllore proprio quel signore lì. Quel signore lì è il controllore di tutti gli atti spesa dalla Corte dei Conti e quindi che li originano a noi. Bene, in tutti questi anni anche io e due colleghi, quando abbiamo firmato convenzioni plurimilionarie, quando abbiamo acquistato immobili per decine e decine di milioni, qualche dubbio ce l'avevamo se firmare o no. Quindi sappiamo perfettamente che cosa si prova a star lì a preoccuparsi, ma mo che succede dopo sta firma? Chi verrà a bussare alla porta di casa mia? Bene, noi con lui abbiamo sempre dialogato in maniera sinergica, confrontandoci anche su punti di vista diversi e trovando sempre la soluzione. Questo per dirvi che comunque Stefano ce l'ha nell'animo l'atteggiamento collaborativo, ma è quello che caratterizza un po' tutte le nostre sezioni, soprattutto le sezioni regionali di controllo, perché le procure e le sezioni giurisdizionali fanno un mestiere, diciamo, un po' diverso, ma le sezioni di controllo fondamentalmente questa attività di ausilio, di suggerimento, di anche un'azione tranquillizzante nei confronti dell'amministrazione, lo svolgono da sempre. Magari non lo svolgono con pezzi di carta scritti, lo svolgono con le telefonate, con i colloqui. L'azione maieutica, la funzione maieutica anche in quello si espleta. Ma state sicuri che le sezioni regionali di controllo, l'aiuto alle amministrazioni lo danno da sempre. In questo la sezione regionale di controllo per l'Abruzzo sicuramente non è seconda a nessuno, parlano da soli, insomma, anche i dati statistici questi ultimi anni.
loro hanno svolto sempre una funzione apprezzata da tutte le amministrazioni. Io tenete conto che per metà sono abruzzese, quindi ho anche dei ritorni diretti in famiglia su quelle che sono le impressioni della funzione svolta. Ha sempre assicurato una vicinanza alle amministrazioni. Di tutto quanto questo io do atto e ringrazio i colleghi, tutti, della sezione regionale di controllo, ma in particolar modo il presidente Siracusa, che è stato veramente un grande presidente. Il buon Ugo Montella avrà le sue difficoltà a emularlo. Un applauso per lui e grazie a tutti quanti. Presidente, sarei per dire che mi corre l'obbligo e mi è quasi commosso dal punto di vista degli apprezzamenti personali, che naturalmente sono rivolti soprattutto a tutto il personale, anche della procura, della giurisdizione e nostri colleghi del controllo e tutto il personale della sezione, perché devo dire veramente, senza retorica, mi sono trovato molto bene a lavorare con loro e credo e spero che il prestigio della Corte, insomma, si sia quantomeno rafforzato in terra d'Abruzzo. Grazie a tutti e, come sapete, io vado nel Lazio. Grazie.